Efficienza, innovazione, trasparenza e serietà. Sono questi i valori che ispirano la missione di Ismea, da oltre 60 anni al fianco di imprese e istituzioni. Ismea è l'ente economico del Ministero delle Politiche Agricole, che grazie alle proprie competenze e professionalità accompagna gli imprenditori verso l'agricoltura del futuro e sostiene le aziende agricole nelle principali fasi della loro vita. L'impegno di Ismea è orientato nell'assicurare la trasparenza dei mercati agroalimentari attraverso un monitoraggio continuativo dei prezzi e dei numeri chiave di tutte le principali filiere. 1, 2, 3, 4. Per creare nuove capacità produttive, ampliare e innovare quelle già esistenti, Ismea promuove progetti di sviluppo agricolo, agroalimentare e agroindustriale attraverso l'erogazione di servizi di finanza agevolata. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Negli ultimi anni, con i suoi finanziamenti, ha dato impulso alla creazione di centinaia di nuove aziende condotte da giovani imprenditori, sostenendo l'acquisto dei terreni agricoli attraverso le misure di primo insediamento. Sì, va bene così? Grazie. Con la misura dell'autoimprenditorialità in agricoltura, l'Ismea favorisce il ricambio generazionale e l'ampliamento delle aziende agricole condotte dai giovani, sostenendo progetti di sviluppo del business e il consolidamento dell'attività aziendale, anche attraverso l'erogazione dei mutui a tasso zero. Grazie all'utilizzo della Banca Nazionale delle Terre Agricole sono stati collocati sul mercato migliaia di ettari di terreni agricoli per centinaia di aziende. Grazie. Uno strumento importantissimo che fornisce un'opportunità reale per chi intende diventare un imprenditore agricolo. È realmente possibile coltivare il proprio futuro con la Banca Nazionale delle Terre Agricole. Basta andare su www.ismea.it, cercare il proprio terreno tra le aziende e le migliaia di ettari di terreno disponibili e inviare la propria manifestazione di interesse. Perché da un seme nascono frutti, idee e sogni. Bene, bene. Intanto benvenuti a tutti e grazie per essere presenti a questo evento. Ringrazio ovviamente i relatori, le autorità, i membri della commissione, delle commissioni di agricoltura Camera e Senato, la ministra per averci onorato della sua presenza, ma volevo ringraziare soprattutto i giovani e gli studenti degli istituti agrari del Lazio che sono oggi qui presenti e i giovani imprenditori agricoli che poi saranno e sono i veri protagonisti di questa giornata. Io veramente introduco con poche battute. Volevo se partono pure queste. Ok. Ecco qua. Volevo solo fare qualche passaggio per inquadrare Banca della Terra e raccontare come è nata questa esperienza. Noi qualche anno fa, quando siamo arrivati in Ismea, abbiamo trovato un grande problema, veramente un grande problema. Avevamo tanti terreni che erano rientrati nelle disponibilità dell'ente, terreni che erano abbandonati, terreni che erano sulla carta e che rappresentavano anche un problema da un punto di vista di bilancio. Abbiamo lavorato e abbiamo cercato di trasformare questo problema in un'opportunità che è diventata prima legge dello Stato, poi è diventato un bando che è stato fatto in maniera trasparente, informatizzata, semplificata, e poi sono diventate le storie dei giovani e degli imprenditori che poi hanno avuto accesso a queste terre. Avevamo a che fare con un mondo veramente complesso, oltre 22.000 ettari,
733 aziende, ma soprattutto aziende efficienti. Parliamo di aziende che hanno una superficie media di 30 ettari a fronte della superficie media delle aziende agricole italiane di 8,4 ettari. Quindi abbiamo lavorato proprio per trasformare un problema che era all'interno dell'istituto in una opportunità, e abbiamo trasformato questi terreni che erano virtuali in terreni reali, come dicevo, in storie di giovani imprenditori agricoli che oggi si sono insediati in questi terreni. Questi sono i risultati del primo e secondo lotto. Abbiamo già assegnato oltre 4.600 ettari, abbiamo creato 129 nuove imprese e il 75% di queste imprese sono state assegnate a giovani imprenditori agricoli, perché ai giovani l'istituto dà anche l'opportunità di accedere a questi terreni attraverso dei mutui a tasso agevolato. E abbiamo recuperato dalla vendita di terreni 52 milioni di euro, che dopo vi dico che fine fanno. Da oggi alle ore 12 è aperto il sito di Ismea che avete visto sul video, perché vogliamo rafforzare e vogliamo continuare, vogliamo far sì che altri giovani possano raccontare come avviene oggi le loro storie. E quindi mettiamo a disposizione altri 10.000 ettari, 386 aziende che potranno diventare aziende importanti per il Made in Italy agroalimentare. Lo facciamo dando una disponibilità su tutto il territorio nazionale, con una prevalenza nelle zone del sud del paese, che sappiamo che nel periodo più recente soprattutto c'è un ritorno alla terra nelle aree del mezzogiorno, e dalla vendita di questi 10.000 ettari ci attendiamo un valore minimo di 130 milioni di euro. Come dicevo prima, l'obiettivo dell'ente, dell'ISMEA, del Ministero, sugli indirizzi del Ministero, non è quello di realizzare un profitto dalla vendita di questi terreni, ma è rimettere in circolo questi terreni e favorire la linfa dei giovani imprenditori agricoli. Per questo le risorse che deriveranno dalla vendita, così come quei 50 milioni che avete visto prima, vengono ridati ai giovani imprenditori agricoli, perché non basta dare la terra a un giovane, perché fare l'agricoltura non è una cosa facile, non si entra in una fabbrica e si producono le macchine. Fare l'agricoltura è una cosa un po' più difficile, è una cosa dove soprattutto se un giovane ci mette la voglia, ci mette la passione, ci mette la volontà di fare, è un giovane che deve essere sostenuto. Ed è per questo che noi utilizzeremo queste risorse non solo per dare la terra ai giovani, ma anche per accompagnarli, per consolidarli e per far sì che possano realizzare degli investimenti per stare sul mercato. Ecco, quindi, in sintesi e chiudo, Banca della Terra è veramente una grande opportunità, è un'opportunità non solo per i giovani e per l'ISMEA, ma è un'opportunità per rafforzare l'agroalimentare italiano. Vedete, nell'ultimo periodo c'è un ritorno, lo dicevamo prima, alla terra, le esportazioni dell'agroalimentare hanno raggiunto dei livelli storici. Ecco, noi con Banca della Terra vogliamo supportare questa tendenza e vogliamo rafforzare il Made in Italy agroalimentare nel mondo. Io vi auguro un buon proseguimento dei lavori e grazie a tutti ancora per essere intervenuti. Dicevo, grazie a Raffaele Borriello di questa introduzione. Noi abbiamo cercato dal primo momento un senso di grande concretezza per questo nostro appuntamento, ed è questa la ragione per la quale abbiamo coinvolto, in un modo che ora vedrete, non solo persone abituate, molto abituate a parlare in pubblico, ma anche una serie di imprenditori che questa esperienza la stanno facendo e che naturalmente sono un po' meno abituati di noi a stare sul palco, e quindi vale doppio, se così posso dire, lo sforzo che loro hanno messo in campo. Ne ascolteremo ben sei di queste storie, e siccome abbiamo un impegno di chiudere i nostri lavori con assoluta puntualità alle 13,
Raccomando sin d'ora a tutti quanti nelle domande, nelle risposte, negli interventi il massimo della rapidità, perché il programma è intenso e lo dovremo rispettare al secondo. E allora, cominciamo dalle prime due esperienze che vi vogliamo raccontare. Sono quelle di Rocco Vallorani e Teresa Sardone. Comincerà Rocco, che però è introdotto da un filmato che lo riguarda. Intanto Rocco si avvicina. I polli. No, a parte una cestarina, questa se li mangia. Questo è uno dei vigneti più giovani che ci abbiamo. Quello là è il Vettore, che è la montagna più alta delle Marche. Questo è il Gran Sasso, la montagna più alta dell'Abruzzo. Adesso c'è da potare. Lasciamo massimo 8 speroni a pianta e manteniamo la produzione bassa per avere l'uva un po' più buona. Ma godiamoci questo momento di tranquillità, che tra un mese cominciano le fiere. Ma questo è il mio microfono, è acceso. Prendine cura, e queste sono le vigne di nonno. Se abbiamo da 60 anni vogliamo tenercele a casa. Io non sono capace di lavorare coi guanti. Che poi con le mani rovinate dal lavoro siamo più credibili in quanto contadini, no? E quando nonno vendeva lo sfuso, il testerone non ce l'aveva. E sicuramente sprecava pure la plastica. Questo è un Piceno superiore, quindi uve Sangiovese e Montepulciano, vigne vecchie. Quindi, questo è un quadro di artisti del Piceno. L'idea è quella di avere un'espressione del territorio sia dentro la bottiglia con il vino che fuori con un artista locale. Era buonissimo. Ottimo. Promette bene. Buongiorno a tutti, proverò a fare questo intervento raccontando appunto quella che è la nostra azienda. Allora, l'ultima frase diceva appunto che con le mani rovinate siamo più credibili. Noi rispetto all'azienda come era prima, adesso abbiamo cambiato il nostro target di clienti e ci rapportiamo principalmente con i mercati esteri, dove appunto c'è sempre più ricerca di quella che è la vera agricoltura italiana, l'artigianalità e l'agricoltura. Per questo appunto ho detto quella frase. La nostra è un'azienda a conduzione familiare, partita oltre un secolo fa con i nostri bisnonni, e, insomma, l'azienda con una mezzadria. E mio nonno, che ha riscattato i terreni nel dopoguerra, e, insomma, è andato avanti con mio padre producendo principalmente vino ed olio destinati al mercato locale. Io sono cresciuto nella terra, sono cresciuto in azienda con i miei nonni e con mio padre e mi sono appassionato all'agricoltura. Da qui poi la scelta di intraprendere appunto anche il percorso universitario, sempre studiato agraria, però non avrei mai creduto di poter lavorare lì, perché vedevo mio padre in difficoltà, perché di soliti problemi. La nostra è una zona, il Piceno, quindi il sud delle Marche, una zona molto vocata, però non rinomata. Non siamo a Barolo, non siamo a Montalcino, ma siamo appunto in provincia di Ascoli, e di conseguenza i soliti problemi dell'agricoltura che insomma si ripercotevano anche nel vino, quindi i pagamenti, principalmente i prezzi bassi e pagamenti molto lunghi nel tempo. E per questo io non avevo mai creduto di avere un futuro, tant'è che ho vissuto 6 anni all'estero lavorando appunto nel settore vitivinicolo, ma insomma, perché pensavo che non poter avere un futuro. Quando mio padre mi ha comunicato la scelta di voler vendere o affittare l'azienda perché non era più sostenibile, lì ci ho avuto un po' quasi un richiamo. Non volevo aver vanificato il lavoro di appunto 4 generazioni. E più vivevo all'estero, producendo vini all'estero, appunto, mi rendevo conto di innanzitutto che non è vero quello che si dice, che i vini all'estero non sono buoni come quelli italiani, però mi rendevo conto del potenziale che avevamo noi, della tradizione. E quindi circa 10 anni fa ho fatto la scelta di tornare in azienda. Ovviamente abbiamo dovuto rivoluzionare tutto, abbiamo fatto grandi sacrifici, li stiamo facendo tuttora, e da una
piccola produzione di vino sfuso, adesso siamo arrivati a produrre esclusivamente bottiglie, abbiamo sposato la causa della sostenibilità, quindi un'azienda a basso impatto, produciamo l'energia che ci serve per produrre i nostri vini, prima appunto vendevamo solo sfuso, adesso imbottigliamo tutti i nostri prodotti e il mercato non è più locale, ma abbiamo intrapreso la sfida all'internazionalizzazione. E oggi più della metà dei nostri vini, facciamo circa 30.000 bottiglie, quindi siamo un'azienda piccola, abbiamo scelto di valorizzare i vigneti vecchi, quindi basse rese per ettaro, basse produzioni, e abbiamo scelto di dire no alla chimica, quindi conversione bio, ma diciamo che andiamo un po' oltre producendo vini appunto senza l'utilizzo di correttori o coadiuvanti di origine chimica. E questo, diciamo, ancora oggi siamo nella fase in cui facciamo sacrifici e probabilmente in quanto contadini saremo costretti a farli sempre. Però ha portato un cambio insomma importante e oggi permette di viverci e di star bene anche insomma in famiglia. E vendiamo qua circa in 13 paesi esteri e ci stiamo insomma piano piano allargando e stiamo cercando di fare un processo appunto che ci permetta di non sottostare più alle leggi locali dei prezzi bassi, ma cercando di dare più valore a quello che è il nostro territorio, perché appunto all'estero è molto richiesto il Made in Italy, e prodotti italiani anche di zone meno conosciute come quella nostra. Ovviamente per questo motivo dobbiamo sgomitare un po' più di altri, però diciamo che è una bella soddisfazione vedere l'evoluzione rispetto a quello che era prima. Direi che nel ragionamento che ha appena fatto Rocco ci sono tutte le fatiche, però anche tutte le opportunità. Allora io direi che noi potremmo salutare questo tuo primo intervento facendoti una domanda però impegnativa. Lo rifaresti? Sì. Quasi sì. Sì, sì. Credo di sì. No, ma è meglio un sì così che un sì falso, No? Sì, ma perché comunque cambiando i tempi cambiano le battaglie, però c'è sempre qualcosa. Prima ai tempi, mi pare, non so, i tempi di pagamento, oggi ad esempio sono i dazi. Quello che è certo è che qualche battaglia c'è comunque. C'è sempre, quindi evviva, Rocco è stato molto sincero e davvero lo ringraziamo. Adesso resta qui con noi perché vedremo invece un'esperienza diversa, che è quella di Teresa Sardone, e poi Teresa ci raggiungerà. Intanto grazie a Rocco, in bocca al lupo. Grazie. Torno a posto. Con quelle attrezzature che noi abbiamo, quindi seminatrice su sud che abbiamo acquistato, potrebbe è perfetta per quello che devi fare. Diciamo che potrei mettermi anche io alla guida e andare a seminare. È facilissimo. Quindi ci spostiamo da Nico adesso. Perfetto, andiamo da Nico. Rispetto a quello che abbiamo, diciamo che cioè è il duettante che abbiamo noi, siamo lì, no? Però visto che volete andare comodi. Buongiorno, come stai Nico? Tutto bene? Che ti porto da queste parti? Vediamo questo seminario l'anno prossimo. È meglio a tuo piano. Immagino se passavamo più veloce. Cioè più piano di così, qua sulla macchina non cammina, dovevamo spingerla, non lo so. Questo è il grano. No, è spezzata. Pure qua è troppo sarto. Ma dico quanto sono fatte precise. Facciamo questa concimazione in attesa della pioggia. Gli ultimi 6 mesi di lezione, poi abbiamo finito il terzo anno di università. Torno da Roma il 19, la sera il 20 ci ho preso. Come materia. La terra. Mi piace la terra. No, benvenuta Teresa. No, anche perché Teresa, la tua esperienza ci ha permesso anche in questo video di ricordare che qua facciamo un sacco di chiacchiere e poi qualcuno in campo ci deve andare. Sì, sì. Salve a tutti. Come abbiamo potuto vedere dal video, sono una giovane imprenditrice, ecco. E più che dire mi piace la terra, sono proprio legata alla terra per una questione proprio a livello familiare. Mio nonno ha trasmesso questa passione a mio padre.
mio padre l'ha trasmessa a me. Io ho deciso però prima di diventare imprenditrice di seguire un percorso di studi, perché secondo me oggi è importante che l'agricoltore abbia delle competenze, abbia delle conoscenze, perché come abbiamo visto la tecnologia in agricoltura è andata molto avanti, quindi penso che è importante avere appunto agricoltori preparati, pronti. Immaginiamo, ecco, come abbiamo potuto vedere, l'agricoltura, prendiamo l'agricoltura di precisione, è molto importante sia per l'agricoltore, ci sono meno spese, ma anche per l'impatto ambientale, però diciamo che l'altro lato della medaglia è il consumatore. Il consumatore sta puntando sempre più, diciamo così, ad un ritorno al passato. C'è la richiesta di grani antichi, di farine meno lavorate. E proprio per questo motivo il mio obiettivo imprenditoriale sarebbe quello di realizzare un mulino per macinare a pietra, quindi fare farina macinata a pietra, è possibile anche macinare leguminose, quindi le lenticchie, i ceci, che comunque adesso sono prodotti che vanno per chi è intollerante al glutine. Quindi questa sarebbe la mia idea imprenditoriale, quindi rendere questa tipologia di attività che non è, diciamo che non occupa tutto l'anno, considerando che occupiamo solamente il periodo della semina e della raccolta, in questo modo possiamo appunto avere un'attività produttiva tutto l'anno, operativa tutto l'anno. Quindi quello che io mi sento di dire ai giovani imprenditori o anche ai ragazzi che hanno intenzione di intraprendere questa strada è cercate di tenervi aggiornati, di stare al passo con i tempi, perché l'agricoltura corre, noi essendo comunque l'agricoltura del futuro è importante, diciamo, che deve avere una preparazione, ecco. Grazie Teresa. Naturalmente le storie che noi oggi qua raccontiamo hanno, ognuno a modo proprio, poi qualcuno se vuole vi farà riferimento, incrociato i servizi di SMEA utilizzandoli nel corso degli anni, però viene anche da Teresa un grande segnale di voglia di fare, e questo è assolutamente positivo, quindi grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. E, grazie. Noi abbiamo i primi tre ospiti ai quali chiedo di raggiungerci qua per una chiacchierata, ognuno porta un pezzo diverso di punto di vista in tutto questo, perché abbiamo dato un titolo Istituzioni, Legalità e Sviluppo a questo nostro primo rapido confronto. Sono con noi Enzo Bianco, che è il Presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, con una lunghissima esperienza di governo parlamentare. Adesso, lunghissima, sembra che ne faccia una questione di età e non è così. E però anche ero una bambino, grande esperienza, esatto, anche amministrativa, avendo fatto per tanti anni il Sindaco di Catania. È con noi Enrico Corali, Presidente di SMEA, che ci raggiunge, ed è con noi Bruno Frattasi, Prefetto, che oggi guida l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tre temi diversi, ma tutti che ci portano vicino alle questioni di cui oggi parliamo. Io comincerei un momento dal Presidente Bianco, anche avvalendoci della sua articolata esperienza in politica istituzionale. C'è un tema territori, c'è un tema rapporto con le città, c'è anche un lavoro che SMEA ha iniziato con l'ANCI e che si andrà irrobustendo nei mesi davanti a noi. Ma insomma, c'è molto da fare, direi. Sì, c'è sicuramente molto da fare, ma c'è anche la voglia di fare, perché molte volte c'è tanto da fare, ma non c'è voglia. Nessuno che ha la voglia di rimboccarsi le maniche, di svegliarsi la mattina, di andare nei campi. I nostri campi sono anche campi virtuali, evidentemente, sono i campi dell'azione anche politica, amministrativa. Ci sono i margini per poter fare qualcosa. Guardate, il tema che è stato scelto, il titolo di questo tema, dà un'idea positiva. Era nell'intento. Esattamente, l'idea che ce la si può fare. Bisogna avere consapevolezza delle difficoltà e andare avanti. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, e ci tengo a sottolineare in modo assolutamente unitario, senza differenza di alcun colore politico, in questa vicenda sono coinvolti i sindaci e gli amministratori locali di 8.000 comuni italiani, da quelli del nord a quelli del sud, dalle grandi città ai piccoli e piccolissimi comuni. E sapete perché? Innanzitutto perché la partita che si gioca qui è una partita decisiva. In Italia c'è già da tempo un fenomeno
più accentuato che nel resto del mondo, ma la tendenza è quella, il fenomeno della urbanizzazione. Cioè la gente sta abbandonando le campagne, i piccoli centri e va a vivere nelle città. Già oggi in Italia, due terzi della popolazione vive nelle città italiane e un terzo della popolazione, quindi uno su tre, vive nelle 14 città metropolitane. I borghi sono abbandonati, naturalmente per anni il paese si è distratto, abbiamo tolto gli uffici postali, le scuole, abbiamo tolto tutto quello che è indispensabile per vivere in un piccolo borgo e la gente se n'è andata. Qualche fenomeno di qualche tendenza a contrastare questa depauperamento del paese si vede, ma naturalmente bisogna fare di più e con più coraggio. Una delle partite decisive per l'ANCI è questa, è la ragione per la quale proprio noi, la delegazione italiana, anche qui in modo unitario, per intenderci dalla Lega all'EU, a livello europeo nel Comitato delle Regioni, siamo stati protagonisti di una presentazione di un emendamento che poi è stato accolto ed è stato fatto proprio dal Parlamento europeo, che raddoppia la percentuale delle risorse destinate alle politiche di coesione, che sono quelle che riguardano ovviamente realtà come il Mezzogiorno d'Italia, tanto per dire, obbligatoriamente, mentre prima la quota riservata ai piccoli comuni era il 5%, abbiamo ottenuto un risultato importante, l'abbiamo raddoppiata. Non è una grande cifra, ma voi capite, chi si occupa di cose a livello europeo sa che è una importante inversione di tendenza. Ecco perché l'ANCI si sta scommettendo in questa battaglia, in questa iniziativa, e siamo a fianco di Ismea, della banca, delle istituzioni, anche quelle governative, per fare la nostra parte. Senti Presidente, ma è vero, come si legge ogni tanto, ma senza dati troppo chiari di sistema, che comunque i comuni, che sono tanti, piccoli, grandi, medi, eccetera, eccetera, in molti casi forse potrebbero, diciamo, incentivare, ma probabilmente non ce la possono fare da soli, anzi sicuramente non ce la possono fare, un utilizzo migliore dei terreni di loro proprietà. Cioè, qui bisognerà fare una grande coalizione da questo punto di vista. Assolutamente, ed è la ragione per la quale noi partecipiamo a questo progetto e abbiamo avuto anche dei finanziamenti da Pond Governance che ci consentiranno di attrezzare i comuni per svolgere meglio le loro mansioni. Anzitutto, la cosa più elementare, partiamo dal censimento. Noi non sappiamo, molti comuni, immaginate che sono comuni di 300 o 400 o 500 abitanti che non hanno un dipendente praticamente, hanno un segretario comunale per 5 o 6 comuni. Ci stiamo attrezzando grazie a questa disponibilità, a questa collaborazione, innanzitutto a fare un'azione seria di censimento. La seconda cosa, anche un'attività di formazione. Stiamo formando sia gli amministratori locali sia il personale per poter assicurare che loro svolgono quelle funzioni che sono indispensabili nel recupero di questi beni agricoli e nell'utilizzo in un modo adeguato. Sfida che si può giocare, secondo me. Assolutamente, si può giocare, noi siamo convinti di poterlo fare e vorrei chiudere con una nota di ottimismo. Bene. Ieri c'è stata una splendida iniziativa alla Coldiretti, si è tenuta, promossa dall'Osservatorio della lotta contro le agromafie. Quello presieduto da Giancarlo Caselli. Da Giancarlo Caselli, con Cataldo Motta, con Giovanni Salvi, era presente la ministra dell'Agricoltura, erano presenti altri quattro ministri del governo, ANCI era protagonista insieme con loro. Abbiamo parlato del tema del contrasto al caporalato, con una proposta concreta e operativa, con la voglia di lavorare insieme per combattere uno dei grandi drammi dell'agricoltura e del paese. Oggi c'è questa iniziativa, bellissima, io voglio ringraziarvi di cuore, e mi piace soprattutto questa cosa, vedete, è il tempo questo in cui sembra prevalere la cultura del raccolto, la cultura di chi pensa che si possa raccogliere senza seminare e senza lavorare, è la cultura del successo facile. Oggi voi qui state facendo passare un messaggio importante e noi siamo a vostro fianco, la cultura della semina. Se non c'è una buona semina non ci sarà mai un buon raccolto. Grazie, grazie. E complimenti di cuore. Questo anche per Ismea è impegno a decidere di guidare un po' questa coalizione per fare le cose. Mi fa molto piacere avere con noi il prefetto Frattasi stamattina, perché intanto, prefetto, aiutaci su un punto. Nella disponibilità con varia configurazione giuridica dell'agenzia,
che cosa c'è attualmente? Ci aiuti a capire? Guarda, allora, c'è intanto un vastissimo patrimonio immobiliare, vastissimo, che abbiamo in gestione in questo momento. All'incirca, dico all'incirca perché proprio il numero preciso non me lo ricordo, ma 16.000 beni. Ecco, anche così, qualcosa di più. Così cominciamo a capire la dimensione. Patrimonio immobiliare intendo, poi c'è il patrimonio aziendale che ammonta a circa altri 3.000 beni aziendali. Quindi diciamo globalmente l'agenzia ha in gestione 20.000 beni circa, tra immobiliari e aziendali. Poi ci sono quelli mobili, gioielli preziosi, orologi, c'è di tutto naturalmente perché si confisca di tutto. Ora nel patrimonio immobiliare, quei 16.000 beni a cui facevo riferimento, più di 4.000 beni nel passato e altrettanti adesso, anzi circa 5.000, sono 4.792, questa volta mi sono portato il numero alla precisione, 4.000 e passa, quindi beni, quasi 5.000, sono rappresentati da terreni agricoli. Quindi diciamo all'incirca un poco più del 25% di tutto il patrimonio immobiliare confiscato. Sono naturalmente terreni che sono prevalentemente concentrati nella parte del sud del paese, come si può capire. In realtà l'80% del patrimonio confiscato immobiliare è tutto il patrimonio immobiliare confiscato è concentrato al sud. E sono terreni che vanno, diciamo, da terreni scoscesi, quindi terreni in condizioni non di abbandono, a terreni invece di grandi appezzamenti di terreno che aspettano di essere destinati, coltivati, ripresi in uso e riportati alla produzione. Quindi, diciamo, questi numeri, almeno sulla carta, configurano una straordinaria opportunità che abbiamo. Certo, guarda, io ho fatto un appunto 2 giorni fa al ministro Lamorgese, che è il ministro vigilante dell'autorità della mia agenzia, e ho detto che noi siamo in presenza di un giacimento di risorse per quanto riguarda i beni confiscati. Cioè sono risorse che stanno lì, purtroppo, in gran parte non ancora utilizzate, che aspettano di essere tirate fuori per essere utilizzate. Diciamo, molti parlano di beni liberati quando parlano dei beni confiscati. No, esatto, liberarli dalla mafia, certamente lo abbiamo già fatto perché glieli abbiamo tolti dalle mani, ma bisogna anche liberarli per portarli alla produzione, a un effettivo riuso, perché altrimenti la missione dell'agenzia, ma proprio la missione non solo della mia agenzia, ma del paese per quello che riguarda la confisca dei beni ai mafiosi, diciamo non arriva al compimento, perché il vero compimento è l'utilizzazione effettiva di questi beni. Il fatto di averglieli tolti è solamente la premessa. Noi possiamo dire credo che questi dati, che secondo me colpiscono tutti noi, e sono convinto anche il ministro Bellanova, e prefigurano un progetto tutto da inventare. Chiedo anche sulla base della tua lunga esperienza di amministrazione, diciamo che lo Stato si è dimostrato capace di fare la prima delle due missioni, tutto sommato, che è quella di riportare dal lato giusto della barricata tutti questi beni. Mi pare che da questo punto di vista lo Stato ha imparato a farla questa sfida. Adesso però c'è da giocare la seconda partita, perché tu hai qualche dato che ci permette di dire quanti di questi beni hanno ritrovato una vita economica autonoma? Guarda, hai detto benissimo, la seconda sfida, quella più, diciamo, sfidante, appunto, quella più, diciamo, il vero problema. Guarda, ce ne sono diverse realtà che hanno trovato, io ho un recente censimento che fa stato della situazione di circa 1.000 realtà, un migliaio di realtà sulle 4.000 già sottratte e destinate. E ci sono molte cooperative sociali che oggi sono in Italia un po' ovunque, particolare nel sud, ma non solo nel sud, anche in Abruzzo, anche nelle Marche, anche in altre parti d'Italia, perché diciamo con la risalita delle organizzazioni criminali e con gli investimenti criminali in ogni parte d'Italia si confisca in ogni parte d'Italia, bisogna saperlo. Quindi a un certo punto questi beni hanno trovato una forma di riuso che va un po' nel segno dell'agricoltura sociale, perché sono gran parte dei beni che vengono utilizzati non solo per una parziale forma di produzione e anche di commercializzazione dei prodotti della terra, ma soprattutto per diciamo, riportare in un ambiente lavorativo persone svantaggiate.
persone con disabilità, persone che hanno avuto percorsi difficili nella vita, per esempio percorsi di tossicodipendenza, che hanno poi, diciamo, trovato un recupero attraverso questo loro impegno su queste aree. Quindi c'è una forte spinta al riuso sociale di questi beni, anche dei beni agricoli, in questa chiave. Sarebbe bene anche portare avanti una linea che recuperi a fini produttivi economici anche una gran parte di questi beni, che come ho detto sono tantissimi, quindi si può appunto pensare a, diciamo, fare un programma su questi beni. Una domanda che richiede una risposta secca: a tuo avviso, perché questa seconda parte funzioni meglio, c'è anche bisogno di provvedimenti normativi o il nostro impianto giuridico è già a posto? No, l'impianto giuridico è abbastanza forte ed è a posto. Bisogna probabilmente, io ne ho fatto anche cenno al ministro Lamorgese, pensare a introdurre il tema dei beni confiscati e dei terreni confiscati anche nel rilancio del Sud. Si sta parlando in questi giorni di un piano per il Sud, no? Un piano per il Sud, per il Paese, come volano per tutto lo sviluppo del Paese, una interdipendenza nord-sud. Io credo che i beni confiscati, che si concentrano, come dicevo, per l'80% al Sud, possono essere un asset di questo piano. Enrico Corali, presidente di Ismea, il prefetto ha appena utilizzato la parola sviluppo, su cui vorremmo concentrarci col tuo aiuto un momento. Sì, prima però consentimi, padrone di casa, un ringraziamento innanzitutto ancora a tutti voi, ai ragazzi che sono venuti, ai relatori, e però in particolare un grazie di questo evento alla ministra che l'ha organizzato e al direttore Raffaele Boriello, perché è veramente una cosa importante, è un elemento di sviluppo. Allora, io cercherò di fare un intervento glocal, che fa figo in queste molto circostanze, per capire perché può essere inquadrato in un contesto glocal questo di cui stiamo parlando oggi. Mi raccomando, andate a vedere il sito, entrate, guardate e soprattutto fate delle offerte su questi terreni. Perché glocal? Nel mondo ci sono oggi 7,5 miliardi di persone. Ogni anno la popolazione mondiale cresce dell'1%. Significa che ogni anno ci sono 75 milioni di persone in più, cioè un paese più grande dell'Italia, che deve essere sfamato. Secondo le statistiche diciamo più accreditate a livello globale, la produzione agricola crescerà del 2%. Siccome si parte da basi non eque di distribuzione del cibo, si discute, e la maggior parte delle persone porrà un problema, se ci sia cibo per tutti. Perché questo è un dato che comunque dobbiamo considerare anche come fonte di sviluppo. Primo, le persone nel mondo, almeno da qui ai prossimi 10 anni, saranno in crescita di circa 75 milioni di persone all'anno. Le persone che crescono soprattutto saranno concentrate in due paesi, Cina ed India, dove non solo crescerà il fabbisogno di cibo, ma queste persone mangiano molto di più e diversamente da come mangiavano in passato. Nel 1970 un abitante della Cina mangiava 9 kg di carne all'anno, oggi ne mangia 60. E per produrre un chilo di carne servono 10 quantità di acqua in più rispetto che produrre un chilo di pane in più. Quindi queste sono le scene che ci aspettano, lo scenario che ci aspetta. Ovviamente però qui è un discorso matematico.
Se la gente cresce di più e mangia di più, l'agricoltura non potrà che essere un settore in sviluppo. Questo è matematico. Io posso fare a meno dell'auto, possiamo fare a meno del telefonino, questo più che una costrizione, lo faccio come auspicio per la vita di ciascuno, che si rinuncia all'auto, si rinuncia al telefonino, però al cibo non si può rinunciare. Questo spiega un attimo le statistiche anche della nostra andamento dell'economia, che vede l'agricoltura, nonostante il PIL soffra. Beh, bastano quelle dell'ultimo comunque, trimestre, sono lì a dimostrarlo. Allora, in questo contesto, e arrivo, sto atterrando al local, in questo contesto come si pone l'Italia? L'Italia è lo 0,78% della popolazione mondiale, quindi niente. Ogni anno nasce uno Stato più grande del nostro, nasce nelle culle. Però, a occhio, lo sappiamo tutti, un terzo di queste persone, più di 2 miliardi e mezzo di persone, vuole mangiare, vivere e vestire come noi. E probabilmente anche tifare qualche squadra di calcio nostra. È chiaro che in questo contesto l'agricoltura italiana e il made in Italy dell'industria italiana ha delle praterie di fronte. Però qui introduco un tema che mi sta particolarmente a cuore. Abbiamo delle praterie di fronte, benissimo, ma io sto affrontando il tema da una particolare visuale in un particolare paese sviluppato dell'Occidente. Cioè, non mi preoccupo del cibo e vedo lo sviluppo in termini di esportazioni, di aiuto alle nostre imprese, perché non ho la preoccupazione della sicurezza alimentare. Dal 2009 i congressi del Partito Comunista Cinese dedicano la sessione principale dei lavori, che è presieduta dal presidente del Partito Comunista Cinese, alla sicurezza alimentare. E il loro problema non è come aiutiamo le imprese ad esportare, il mercato, queste cose, come diamo da mangiare alle nostre persone a prescindere dal mercato. Noi che siamo i fautori convinti e cultori della logica del mercato come quella che ci dà da mangiare, ci occupiamo di, per esempio, nell'ultima discussione che ha fatto il Partito Comunista, diceva gli occidentali si occupano di smantellare le posizioni dominanti all'interno del mercato perché ritengono che il mercato sia quello che tutelato il quale ci dà da mangiare. Noi in questa situazione di scarsità di cibo dobbiamo creare le posizioni dominanti per assicurarci il cibo del futuro. Da qui il fenomeno del land grabbing in Africa, e atterro sul local allora. Per questa ragione i terreni, la terra, sono fondamentali. Nell'ultima statistica che hanno fatto a Wall Street, chiedendo ai banchieri, quelli cattivi, quale sarà il bene su cui investire per avere il miglior ritorno in termini di denaro, non hanno detto la Chase Manhattan Bank o Intesa San Paolo, le terre nel mondo. Allora, siccome le terre sono importanti e dobbiamo affrontare anche questo scenario probabilmente inedito, avere i terreni, rimetterli in circolo, farli coltivare è fondamentale per la nostra economia, per le nostre imprese, per il nostro sviluppo, ma io vorrei introdurre anche per la nostra sicurezza alimentare. Molto interessante. Quindi Enrico, comprate i terreni di Ismea. Molto bene. Grazie. Mi pare una sintesi opportuna. Però io vi vorrei trattenere ancora 3 minuti e ho una domanda rapida per tutti quanti. Cominciando da Enzo Bianco, questo tema di sviluppo si collega
con una questione sud. Questione sud che è inutile che ci giriamo in giro. Esiste e non si è neanche tanto mitigata, purtroppo. Io vorrei solo ricordare per un attimo di riferimento storico che l'Italia è nata tentando di darsi un obiettivo alla fine del XIX secolo che era quello di ridurre le differenze tra nord e sud. Siamo passati di secolo in secolo, dal XIX al XXI, purtroppo, questa vicenda per molti aspetti drammatica, non solo con aspetti drammatici naturalmente, però un po' ce la ritroviamo. Chiedo a te che hai speso una vita anche da amministratore del sud e della tua Sicilia, questa partita di giocare un'agricoltura protagonista è una grande speranza per il sud? Perché io penso di sì. Sì, lo è pienamente, però dobbiamo essere franchi e sinceri. Siamo qua apposta. Non basta, perché il sud ha molte ragioni per il suo mancato sviluppo e per il fatto che non è andato avanti. E io lo dico chiaramente, una parte di questa responsabilità è anche della classe dirigente del sud. Non dobbiamo sempre scaricare le responsabilità su altri, è uno sport troppo diffuso. Quando io penso alla mia terra, alla Sicilia, e all'uso che abbiamo fatto della specialità del nostro statuto, io ho sognato in tutti i 15 anni in cui sono stato sindaco di essere sindaco di una città in una regione non a statuto ordinario, ma ordinarissimo. E quando penso a quello che hanno fatto, per esempio, nella provincia di Bolzano o di Trento, con la specialità del loro statuto, mi mangio le mani. Però, guardate, questo non basta. E io 66 anni fa, proprio in questi giorni, avevo 3 anni. Quindi, fatto il rapido conto, sto per compierne 69. Con mio padre e mia madre presi il treno da Catania per raggiungere i parenti di mio padre e di mia madre che vivevano a Torino, come molti meridionali. Il treno si chiamava Treno del Sole. Io mi imbarcai sul Treno del Sole alla stazione di Catania. C'erano le cuccette, vi ricordate le cuccette di primo o di seconda classe? Noi eravamo in quella di seconda classe, quindi 6 posti letto, e arrivammo a Torino, stazione di Porta Nuova, mi pare che si ricordare, esattamente 23 ore dopo. Oggi, se da Catania uno sciaguratamente volesse prendere il treno per andare a Torino, prende il treno, dopo 2 ore e mezza arriva a Messina, scende, attraversa il traghetto, perché non c'è più il treno che attraversa il traghetto a piedi, con le valigie, a Villa San Giovanni prende il treno, arriva a Roma e ci mette altre 6 ore, poi attende la coincidenza e poi in un mondo civile, insomma, ci mette praticamente 22-23 ore 66 anni dopo. Ora, se vogliamo lo sviluppo del sud, un minimo di infrastrutture fare, anche per consentire agli agricoltori di andare a fare, qualche cosa bisogna fare. Mi assolutamente molto sì. Chiaro, e ringrazio il presidente Bianco per averlo fatto. Ora svolgiamo un dibattito sui temi della sicurezza alla presenza di Gianni De Gennaro, e quindi lo facciamo molto sommessamente. Però, prefetto Frattasi, quando lei poco fa ci ricordava che la maggior parte dei beni sequestrati sono al sud, io però da giornalista segnalo un punto. Le confische, così come le iniziative e i provvedimenti di forze dell'ordine, magistratura, diciamo delle istituzioni di contrasto alle attività malavitose, diciamo così, inevitabilmente registrano il fenomeno con qualche anno di ritardo, ma non di ritardo colpevole, ma semplicemente perché i reati bisogna prima commetterli e poi tentare di acciuffare quelli che li hanno commessi. Perché dico questo? Perché le chiedo, ma il fenomeno si sta spostando anche al nord o si è già spostato? No, si è già spostato al nord, perché nella graduatoria che prima dicevo, chiamiamola graduatoria, ci sono terreni consistenti, parti del territorio al nord, come in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, che hanno numeri certamente molto più bassi rispetto a quello delle regioni meridionali, ma non trascurabili. Quindi è un fenomeno che già si è spostato verso il nord da questo punto di vista. Quindi è probabile che negli anni a venire avremo molte confische anche nelle regioni del nord? Sì, certo, questo è possibile.
possibile. Grazie. Enrico, grazie. Solo una battuta finale per dirti, su questa grande quantità di beni, forse che il prefetto Frattasi ci ha segnalato, forse un'iniziativa Ismea per provare a ricomprenderla nelle prossime tranche è da considerare. Assolutamente, certo, ben volentieri. Quindi nascerà un tavolo per parlarne. Come no? Facciamo volentieri. Voilà, evviva, molte grazie. Entro, certo. Sì, tra un po' tocca a me. Sì, abbiamo sì, un minuto e 50. Voglio ricordare una cosa per dire che ce la si può fare anche sul tema della sicurezza. La notte tra il 23, è stato anche ministro dell'interno. La notte tra il 23 e il 24 febbraio di 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, fui svegliato nel cuore della notte dal capo della polizia, il predecessore di Gianni De Gennaro. Tre mesi dopo Gianni De Gennaro sarebbe diventato capo della polizia. E mi disse che in Puglia, nella provincia di Brindisi, una autovettura, un appunto, con tre finanzieri a bordo, era stata speronata da un Land Rover rostrata e naturalmente blindata, ed erano morti due finanzieri e il terzo era gravemente ferito. Nel giro di quattro giorni, il 28 di febbraio, partì 20 anni fa la cosiddetta Operazione Primavera. Furono mandati in Puglia complessivamente circa 5.000 poliziotti, carabinieri e finanzieri, con un comando unico di un prefetto, vicecapo della polizia, un collega di Gianni, Rino Monaco, che oggi non c'è più, e mandammo i migliori reparti. Nel giro di 5 mesi ci furono 600 arresti. L'operazione Primavera. L'operazione Primavera. La Puglia stava per essere cambiata radicalmente, perché il contrabbando non era contrabbando, era diventata un'organizzazione mafiosa in pieno stile, con traffico di esseri umani, con traffico d'armi e quant'altro. Se lo Stato vuole, ce la può fare. Se c'è determinazione e coraggio, anche il tema della sicurezza, di cui al Sud ha un grande bisogno, ce la si può fare. Anche perché le ultime vicende, grazie. Molte delle ultime vicende pugliesi, soprattutto nella parte nord della Puglia, danno segnali preoccupanti, e infatti anche il ministro Lamorgese è stato lì pochi giorni fa. Grazie, grazie. Dammi soltanto un secondo, certo, per ringraziare Ismea e il ministro Bellanova dell'invito. Eccoci, grazie. Grazie. Allora, tra un momento, con l'aiuto di Maria Latella, che saluto, che è qui con noi, avremo un secondo dibattito molto interessante che Maria vi introdurrà, però è il tempo di altre due rapide ma interessanti testimonianze di amiche e amici che il mestiere dell'agricoltore e dell'imprenditore agricolo lo fanno davvero. Sono Antonella Manuli ed Emanuele Pisaroni. Comincia Antonella, ma Antonella ha innanzitutto un video che la presenta, come gli altri. Prego. Qua, lì dentro, dietro quella terra. Sì. Buongiorno. Allora, cosa dici? Li facciamo assaggiare un paio di rossi e il nostro vino di colore rugginoso. Quindi dall'uni? Non lo prendiamo dal Saturnia bianco? No. Sì. È bello lavorare con lui, eh. Che bel colore. Sono sapori antichi, no? C'è già miele, per esempio. È al naso un po' chiuso, bisogna aspettare un attimo. I vini naturali bisogna saperli un po' aspettare. Brava vigna piccina! Arriviamo su, si vede la stradina bianca dove c'è quella casetta bianca in cima con una grande quercia dietro, e quella lì è tutta la zona dei vigneti. Se vedete c'è tutta una zona gialla là, in realtà non è secco, è una pacciamatura vegetale con fieno autoprodotto. Lo sentite che profumo che c'è? Profuma il terreno e profuma la pacciamatura. Senti questo, ne ho preso un pezzo particolarmente profumato. Buongiorno Carlo, come va oggi la pacciamatura? Il dottor De Gennaro è microfonato, se vuole parlare, dottore. Eccomi, mi sente? Sì? Funziona? Molto bene, grazie. Perfetto. In questo momento silenzio assoluto. No. Fabio Tamburini. Ah, fatto bene. Vediamo se riusciamo a mettere. Mi perdo il suo nome? Fabio Tamburini. Io ho il dottor Tamburini che vorrebbe un altezzo. Buongiorno.
Mi sono veramente divertita a vedere questo video. Buongiorno. Buongiorno. Piacere. Veramente bellissimo per me essere qui a parlare non solamente a tante persone importanti, ma anche a tanti giovani che sono in sala e di cui potrei tranquillamente essere la mamma. Scusate se un po' di emozione, perché è veramente l'esperienza della fattoria La Magliosa. Vorrei anche ringraziare Ismea che mi ha permesso di essere qua, perché in realtà io sono qua grazie all'acquisto di terreni che erano all'asta nel comune di Pitigliano, e se qualcuno di voi un po' conosce la viticoltura sa che i terreni vulcanici sono veramente molto molto interessanti per fare il vino, e quindi io sono riuscita a completare il mio progetto grazie a questo acquisto all'asta di Ismea. Perché la fattoria La Magliosa? Io da quando ero piccola ho sempre avuto una particolare vocazione e attenzione alla salute e all'ambiente. È veramente qualcosa che mi ha accompagnato in tutto il mio percorso di vita, e che a un certo punto, quando è nato il mio primo figlio, mi ha un po' suonata una campanella, e diciamo che sono passata dall'idea al fare. Ho pensato che era arrivato il momento di fare qualcosa in prima persona. E quindi ho iniziato a ideare questo progetto agricolo, che secondo me doveva veramente basarsi sulla sostenibilità in primo luogo, indipendentemente dalle produzioni che avete scelto di fare. E se vi dovessi dire veramente in maniera molto breve quello che facciamo, noi produciamo vino e olio con un metodo che garantisce al 100% la naturalità, ma anche il rispetto dell'ambiente, e quindi anche con un senso di responsabilità in quello che facciamo. La mia è un'azienda policulturale a ciclo chiuso, quindi tutto quello che noi produciamo diciamo è tramite una produzione interna all'azienda, e cerchiamo veramente di essere coerenti con i nostri valori. I nostri valori sono ovviamente basati sulla storia di questo territorio, che è la Maremma Toscana, ma anche cercando di portare avanti un'idea, uno sguardo sul futuro. E quindi cosa ho fatto? Ho cercato di creare qualcosa che non c'era ancora. Ho trovato la collaborazione di un ricercatore, una persona che avete visto nel video e che ha lavorato per 40 anni nella ricerca nazionale, Lorenzo Corino, e lui era un pioniere nella viticoltura sostenibile. Ho avuto la fortuna di incontrarlo nel momento in cui, andando in pensione, si è potuto dedicare, diciamo, a un progetto che da zero era molto nelle sue corde. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un metodo. Siamo nel mondo del vino, quindi ovviamente il metodo è l'espressione di un protocollo. Questo metodo si chiama metodo Corino. Dopo diversi anni siamo riusciti a codificarlo, abbiamo fatto la domanda di brevetto, abbiamo ottenuto questo brevetto nel maggio del 2019. Perché questa è una cosa importante per me? Beh, lo è perché questo può diventare un modello, può diventare una piattaforma per produrre vino naturale, ed è una piattaforma che può essere messa a disposizione anche di altri produttori. E oltretutto, permettetemi un piccolo orgoglio, perché io non so da quanti anni che nel vino non si brevettava un metodo, siamo arrivati noi, siamo una piccola azienda, l'abbiamo fatto e siamo italiani. Questa è una storia emblematica, perché Antonella c'è riuscita, ma intanto significa che si può fare, perché uno sta dicendo, invece si può. Ho
famosi. C'è riuscita una donna e questo direi che non è le donne proprio, possono. No, non è proprio. Comunque davvero complimenti Antonella, anche per questa ultima novità che ci hai appena raccontato. Vorrei solo dire una piccola cosa ai ragazzi. Cioè, non pensate che per fare innovazione bisogna per forza essere grandi aziende, non pensate che bisogna avere grandi laboratori. Se vi posso dire veramente tre parole per me importanti in questo percorso che magari vi possono dare un'ispirazione: siate ambiziosi, siate autentici e non perdete il vostro focus. E ultima cosa, io sono molto contenta di essere una donna, ci tengo a dirlo perché sono sicura che il fatto di essere donna mi ha dato più libertà nell'interpretare la mia vita e nel fare certe scelte. Grazie. Grazie. Ascolta, guarda che devo dire la mano totale. Tu vuoi? Grazie, merito. Questa è quanto qua, oggi. Quando è arrivata la scatolatrice abbiamo risolto molti problemi, vero? Che è lo scotch. Anche le aziende agricole ogni tanto, qualche piccola innovazione si vuole. Guarda che non è che poi riceviamo un premio sull'efficienza, anche fermarti un secondo. E i mobili vengono anche questo maggio? Sì, ho quasi passaggio, un maggio fa sempre piacere. Cassandra, com'è la vostra cipolla rossa? Come? Parma, storica donna del peperone, si può dire. Ragazzi, ma a quanto stiamo andando? Stiamo andando per attimi, perché si può trasporto di lettura. Ma sono lenti, direi, ragazzi, bisogna richiamarli. Bello passare dal laboratorio al campo, un bel respiro, sicuramente. Dopo un po' di tensione arriva quando vedo mio padre in potatura. Ascolta, ma di solito quanti me ne fai lasciare? Perché l'altro giorno ne ho tagliati e mi hai detto che ho tagliato troppo. A volte mi dici che tagli un po'. Io faccio sempre un corso di potatura, tutti gli anni per me è un corso di potatura. Questa azienda è sempre stata un'azienda a produzione industriale. Quando sei venuto tu, ha avuto... Sono cominciati casini, possiamo dire. No, non sono cominciati casini, ma naturalmente ha avuto una grande trasformazione. Io farei così. No, ma quando tu mi dici io farei così, non va bene. Tu sei la... Procedo così. L'inventore della ricetta della giardiniera, si può dire. Un'azienda che storicamente aveva un indirizzo zootecnico, nel 1980 poi diciamo mio padre non ha proseguito con gli allevamenti, abbiamo proseguito col discorso delle colture industriali, portando al mercato tutto quello che era l'ortofrutta fresco. Che cosa è cambiato? Un anno, una notte mia madre fece un po' di passata di pomodoro dicendo magari questo aiuterà a vendere più pomodori stanotte, perché se compreranno la cassetta di pomodoro regaleremo la passata. Niente, quella notte fu una bella vendita, tornavamo molto presto al mercato. Allora la mia domanda a mio padre diciamo è stata questa: perché non iniziamo a fare la passata di pomodoro? Intanto decideremo noi un prezzo, riusciremo ad utilizzare spazi, terra, e quindi creeremo un nostro prodotto. È iniziato il discorso della filiera corta, chilometro zero. Ho terminato gli studi all'Università di Piacenza, laureato sul sistema robotizzato di mucitura. Oggi faccio marmellate, ma questo serve anche un po' a dire che la preparazione poi deve essere una cosa anche abbastanza generale, ma per approcciarci al mondo del lavoro. Siamo andati avanti, sono iniziate le ristrutturazioni, tutto quello che era la cascina è stata divisa, ristrutturata a tutti i locali utili alla trasformazione. L'80% della materia prima la facciamo in azienda con 5.000 piante da frutto, e man mano stiamo aumentando gli ortaggi. Quando ho parlato di piccola innovazione intendevo che comunque non bisogna perdere quella che è l'anticipità, la storicità della zona. Noi parliamo di un territorio, a Piacenza ci sono altri grandi problemi che sono il prezzo del pomodoro appena fissato, il discorso del Grana Padano, siamo vicini alla zona del Parmigiano, siamo vicini alla zona del Mulatello, quindi i problemi macroeconomici, comunque quello che riguarda l'agricoltura, ovviamente non toccano le piccole aziende. Ma perché? E penso anche al discorso Ismea, perché
secondo me l'obiettivo è quello di valorizzare anche le piccole aziende. Io penso che un forte significato ci sia, cioè le piccole aziende poi servono per dare il messaggio autentico dell'attaccamento alla terra, far sì che si continui a valorizzarla, e quindi io credo fortemente a questo discorso, perché anche grazie a loro abbiamo iniziato tutte quelle sono le piccole fiere, cominciare a farci vedere, a farci incontrare. Dico questa piccola esperienza, faccio parte del consorzio Piacenza Alimentare, è uno dei, anzi, il consorzio più grande monosettoriale d'Italia, di sole 84 aziende agroalimentari. Si va da grandissime aziende che fanno farina, alla piccola azienda come Pizzavacca di Pisaroni che fa giardiniera a mettere di frutta e salse. La squadra vincente è quella di coadiuvarsi, far sì che nascano sinergie per andare insieme a sviluppare i mercati. La grande azienda potrà aver bisogno della piccola quando si parla di territorio, made in Italy, la tradizione. E noi piccole abbiamo bisogno delle grandi aziende che come trascinatori ci insegnano quella che è l'esperienza anche fatta sui grandi mercati. Quindi credo che tutti questi temi siano fondamentali oggi per portare avanti un progetto di questo tipo. L'azienda sviluppa oggi 70 ettari di terreno e stiamo cercando di convertire sempre di più all'indirizzo quindi ortofrutticolo. Perché servono le tecnologie? Io credo che ci sia la necessità di un ausilio dell'innovazione, perché si tende sempre ad ottimizzare i tempi, migliorare la produttività, stando sempre attenti all'aspetto qualitativo. E quindi credo, concludo, così se ci sono domande, sono qui, per, in agricoltura no, la ratura viene fatta per migliorare quella che è la struttura di un terreno, quindi magari non ci dà l'immediata soddisfazione in quella stagione, ma ce lo dà negli anni. Io credo che oggi le piccole aziende siano utili, le piccole realtà oggi ne abbiamo viste alcune, ma in Italia ce ne sono tante, a dare proprio anche questo messaggio di autenticità. Cerchiamo di valorizzare al massimo i nostri territori. Certo, prima si mungevano 60 vacche, oggi si devono mungere 140 vacche per avere una produttività e una sostenibilità economica in azienda. Noi non avevamo la possibilità con 70 ettari di fare un indirizzo cerealicolo, non eravamo abbastanza grandi per fare colture industriali e siamo andati verso la trasformazione. Quindi io credo che tutto quello che vediamo, i video, le presentazioni, il fatto che ci sia Ismea che ci abbia sostenuto in questi 15 anni, parlo come azienda, ma ho rivisto tanti colleghi, mi ha fatto piacere questo, sia importante perché comunque ci danno una mano a far sì che possiamo continuare a parlare dei nostri territori e noi ce la mettiamo tutta per farlo. Comunque, che siete qua, cara ministra, Emanuele, oltre alle cose interessanti che ci ha raccontato, ha anche fatto fuori alcuni secoli di campanilismo a voto posteriore, perché vorrei segnalare, io che sono lodigiano, quindi sto dall'altra parte del Po rispetto a lui, che lui, che è piacentino, ha parlato del culatello che è di Parma e non della Coppa Piacentina. Questo non so se gli consente di tornare a casa, questo se la vedi tu nel pomeriggio, però nel frattempo abbiamo fatto un grande passo avanti. Però se posso, questo lo sto facendo perché siamo nell'anno, siamo nell'anno di Parma 2020. Facciamo la Coppa, abbiamo delle DOC e delle DOP, però da quest'anno stanno iniziando queste grandi sinergie, le vedremo anche a Cibus. A casa ci devo tornare, quindi era tutto preventivato, però cercherò insomma di... Ho parlato anche di Piacenza, avete sentito tutto. Mi piace un giorno poter dire, perché spesso no, quando ci chiedono anche nelle alcune esperienze che abbiamo fatto all'estero, no, dove è Piacenza, e tutte le volte si dice a un'oretta da Milano. Mi chiedo, non so se mai avverrà, però qualche volta potranno chiedere dove è Milano e qualcuno gli dirà, guarda, secondo me si trova vicino a Piacenza. Penso che noi di Lodi ci potrebbe dire dove è Lodi, ma è stato Piacenza e Milano, quindi capisci. Grazie. Grazie, Emanuele. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questa che è una mattina in cui si impara tanto, si impara veramente tanto. E come avete sentito anche dall'ultimo intervento, quello di Emanuele Pissaroni, l'agricoltura ormai non può più fare a meno delle tecnologie. Ed è proprio di questo che parleremo, anche di questo che parleremo con i tre relatori che invito ora qui accanto a me, cominciando da Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo, Elisabetta Riva, io metterei in mezzo, presidente. Elisabetta Riva, amministratore delegato per Fiverr, vicino al presidente De Gennaro, e Sara Alvesi, founder. Siamo
scusate prima. L'ha detto uno dei relatori, adesso l'agricoltura non può fare a meno delle tecnologie, e io comincerei proprio dal presidente De Gennaro, perché Leonardo è direttamente coinvolto nel futuro dell'agricoltura. Ne sapevo poco, ministra, ma ho imparato proprio preparandomi a questo incontro che il futuro dell'agricoltura si chiama agricoltura di precisione, vale a dire coltivare e produrre al massimo, ma utilizzando meno acqua, meno terra, meno chimica. Quindi ridurre gli sprechi, Presidente, con le tecnologie, ma anche fare un lavoro di precisione. Che cosa significa per voi, per Leonardo, contribuire all'agricoltura di precisione? Grazie, grazie innanzitutto. Ringrazio il Ministro di questo invito, di questa giornata. Consentitemi da cittadino un'ammirazione per l'entusiasmo di questi giovani imprenditori del settore agricolo. Lo dico da modesto agricoltore, rientro nella media però italiana. Quindi, e quindi grazie, e grazie soprattutto all'opportunità che mi viene data. Ho il privilegio di presiedere il consiglio di amministrazione della più grande azienda manifatturiera italiana, ma soprattutto dell'asset nazionale della tecnologia. Giustamente la vera missione di questa azienda è quella di produrre sicurezza, e quindi tutti gli strumenti adatti alla sicurezza, però essendo l'azienda dell'alta tecnologia italiana, e essendo questa frazione di questa mattinata dedicata all'innovazione, chiaramente non poteva essere assente in un momento così significativo della vita del paese, che è quella della produzione agricola. Perché non poteva essere assente? Non poteva essere assente perché dispone di strumenti che sono funzionali e necessari proprio per meglio realizzare gli obiettivi che questi giovani agricoltori oggi hanno dimostrato di voler raggiungere con l'impegno, con determinazione. Che cosa? Allora, io rubo un minuto in più per dire, dobbiamo vedere perché e quindi quali sono gli obiettivi e le finalità, e poi con che cosa lo facciamo. Perché? Perché, come ha detto Maria Latella e come è emerso anche dagli interventi precedenti, da quello dell'onorevole Bianco, del presidente di Ismea, quello che diventa sempre più necessario è ottimizzare tutto quello che abbiamo. Io sto leggendo un libro che avevo tra le mani stamattina, sentito a prevenire, manifesto per una tecnopolitica. Che cosa mi ha colpito? Non tanto che si riduce, come diceva il presidente di Ismea, la quantità disponibile di una materia essenziale per sopravvivere, ma che bisogna fare sì perché si prevengano quegli sprechi a cui tu facevi riferimento. Mi ha colpito l'acqua. Allora, un dato, e poi dico come possiamo aiutare a che questo non avvenga più. Leggo in questo libro che il 97,5% dell'acqua del pianeta è quella degli oceani, e solo il 2,5% di questa quantità è quella destinata agli usi comuni, cioè acqua dolce. Bene, di questo 2,5% il 70% serve all'agricoltura. Allora, se noi pensiamo a questi dati, è chiaro che non possiamo non porci subito come obiettivo quello di dire, beh, cerchiamo di non sprecarla. E l'agricoltura di precisione, che poi altro non è che l'applicazione delle tecnologie al lavoro agricolo, così che la giovane imprenditrice Teresa forse non salirà più su quel trattore, perché il trattore andrà da solo al Menned, è un divertimento forse, però quel trattore
sarà in grado di non perdere neanche un centimetro di terra, sarà in grado di muoversi con una precisione assoluta. E questo come? Grazie alla tecnologia. Che cosa produce Leonardo che è funzionale e utile all'agricoltura? Innanzitutto la capacità di osservazione della terra, tutto il sistema satellitare. Poi quelle che sono osservazioni più da vicino, con appunto strumenti che volano senza pilota. E poi la capacità di analizzare i dati, quindi tutte le informazioni che si possono raccogliere vengono analizzate nel dettaglio attraverso questi strumenti per ottenere che cosa? Una qualità migliore del prodotto, ma non solo, un risparmio, perché attraverso questo sistema noi sapremo qual è quella pianta che ha bisogno di essere irrigata, qual è quella pianta che ha bisogno di essere concimata, e quindi ridurre anche l'impiego, come veniva detto prima da uno dei giovani agricoltori, imprenditori, di materie nocive. E quindi tutto questo comporta una serie di benefici, ma non sono gli unici. Io chiudo con una brevissima riflessione. Ci sono altri benefici che sono degli effetti indotti, non soltanto il risparmio, non soltanto la riduzione degli sprechi, non soltanto la migliore qualità del prodotto, ma per esempio il sistema assicurativo nel beneficio. Perché con queste informazioni si possono veramente vedere esattamente quali sono stati i danni apportati a un'azienda che aveva un'assicurazione. Si possono, e torno un po' al mio vecchio mestiere che è stato evocato, eliminare le truffe all'assicurazione. Cioè sono tutte applicazioni che in qualche modo migliorano il rapporto con questo splendido mestiere che è quello dell'agricoltore. Grazie Presidente. E mi fa piacere che proprio Gianni De Gennaro abbia fatto riferimento al tema dell'acqua, perché in questi giorni, in queste settimane, tutto il mondo dell'agricoltura, io penso in Europa, ma conosciamo i problemi che si stanno verificando in Italia, è alle prese con questa problematica della siccità. Sapete, questo dato di Coldiretti, che la temperatura in questo inverno è stata in Italia superiore di 1,65 grado rispetto alla media storica, e noi ci stiamo trovando di fronte a fenomeni come la precoce gemmatura di molti alberi da frutto e il timore che magari da qui a un mese ci sia una gelata improvvisa. Tutti problemi che appunto gli agricoltori conoscono e che credo la tecnologia possa certamente magari non risolvere, ma in qualche modo prevenire. E vorrei proprio chiedere all'amministratore delegato di Open Fiber il suo punto di vista sulla relazione tra tecnologie e agricoltura di precisione. Ma è una relazione che secondo me è molto molto stretta, quindi grazie Ministro per averci invitato in questo contesto, perché ci consente sicuramente di rendere molto più visibile e concreto quello che può essere la relazione fra, nello specifico di Open Fiber, la realizzazione di una grande infrastruttura digitale, quindi la realizzazione di una rete ultra broadband per il territorio, e quello che questa grande infrastruttura può abilitare in tutti i settori in cui l'economia italiana si sviluppa, in particolare quello dell'agricoltura. Allora, sicuramente, come diceva il Presidente De Gennaro, l'applicazione delle tecnologie nell'ambito dell'agricoltura viene oggi indicato con il nome dell'agricoltura di precisione, che è un'agricoltura focalizzata sicuramente a rendere efficiente l'utilizzo dei fattori produttivi, di tutti quelli che sono ovviamente gli ingredienti fondamentali per la massimizzazione della produttività e anche per la garanzia e l'assicurazione di quello che è l'attività produttiva. Allora, poter sicuramente coniugare questi nuovi strumenti basati di fatto su una piattaforma di raccolta delle informazioni sul territorio, piuttosto che la definizione di raccolte attraverso sensori di elementi fondanti del monitoraggio delle piantagioni piuttosto che dei raccolti,
consente sicuramente di avere un patrimonio informativo che deve essere elaborato e deve essere ovviamente valorizzato per ottenere efficienza e controllo. Ora, queste informazioni devono necessariamente essere raccolte e devono essere anche soprattutto scambiate, perché è lì che c'è il valore. Quindi questo è sicuramente in concreto quello che una rete come quella che sta realizzando nell'ambito delle concessioni Open Fiber proprio sulle aree che definiamo bianche, perché non c'è andato mai nessuno fino adesso a realizzare un'infrastruttura di telecomunicazioni di nuova generazione, è un fitting, una complementarietà perfetta. Noi di casi e di esperimenti, diciamo così, ma è proprio questa l'ambizione, non farli diventare esperimenti ma renderli scalabili, a renderli concrete applicazioni, nell'ambito dell'agricoltura ne abbiamo fatti alcuni. Li abbiamo fatti nell'ambito delle sperimentazioni che abbiamo realizzato con il 5G nella città dell'Aquila e di Prato, dove siamo andati concretamente a mettere insieme, creando di fatto un ecosistema, che è una parola magica, soprattutto se noi vogliamo realizzare questa sinergia tra chi porta le tecnologie, chi ha i servizi a valore aggiunto e chi il territorio, diciamo, lo lavora e lo presidia. In quest'ambito di sperimentazione abbiamo realizzato degli use case, quindi delle, diciamo, situazioni tipo, dove possiamo andare a utilizzare la tecnologia radio per raccogliere le informazioni nel monitoraggio. Ci fa un esempio prima poi di passare all'altro. L'esempio concreto può sicuramente essere quello, come diceva lei, del monitoraggio delle temperature, quindi degli interventi e degli allarmi che sul territorio devono essere generati per prevenire alcune situazioni meteorologiche o atmosferiche, piuttosto che monitorare l'avanzamento delle culture. Io diciamo, ho avuto prima di questa esperienza in Open Fiber un'interessantissima, a mio punto di vista, esperienza in Argentina come amministratore delegato del principale operatore di telecomunicazioni. Ora, l'Argentina sul tema del precision farming fa scuola e avevamo realizzato moltissime applicazioni estensive per il monitoraggio dei sementi nei silos, quindi la raccolta sostanzialmente della soia veniva tutta telemonitorata attraverso un sistema di sensoristica. Quindi di applicazioni, e questo lo dico un po' ai giovani che sono in questa sala, se ne possono sviluppare tantissime e il solo limite è quello, diciamo, della fantasia, laddove nel territorio c'è l'infrastruttura abilitante che è la connessione ultra broadband. Però penso che la tecnologia possa essere anche di grandissimo valore per il mondo della produzione alimentare in Italia, soprattutto per valorizzare l'eccellenza italiana, quindi per mettere in rete in maniera efficace ed opportuna tutta quella che è l'attività e la grande ricchezza del nostro territorio. E indubbiamente una vetrina virtuale è fondamentale per far conoscere, certo, tanto ciò più che si che fa. Ormai, ce l'hanno detto tutti gli interventi che hanno preceduto il nostro, la produzione alimentare ha come mercato il mondo. E esattamente, è così. Grazie. Anche per completare, per tracciare, no, la produzione agricola, perché credo che questo sia uno dei temi sui quali ci misureremo sempre di più, cioè capire la provenienza e garantire. Considerato il valore che in Italy ha. Siccome appunto ci sono tanti giovani che stanno proiettando il loro futuro nella dimensione del mondo dell'agricoltura, io credo che sarà molto interessante sentire l'esperienza di Sara Roversi. Sara Roversi è la fondatrice del Future Food Institute, che è un centro di ricerca che ha come sede Bologna, ma anche sedi distaccate da San Francisco a Tokyo a Shanghai. Allora, io intanto sono curiosa di capire che formazione lei ha avuto, come è nato questo centro e che cosa vi proponete e perché avete queste diramazioni in Tokyo, Shanghai, San Francisco. Allora, per cominciare vorrei ringraziare la ministra per averci voluto qui, perché sono molto contenta, perché questo punto qui segna un passaggio importante di un percorso che è cominciato già con il ministero partendo da Expo.
E partendo da Expo è un punto importante della nostra storia. Noi siamo nati 2 anni prima di Expo e con Expo finalmente abbiamo trovato una piattaforma che è la cosa fondamentale di cui abbiamo bisogno oggi per connetterci con giovani da tutto il mondo e talenti che parlavano di cibo, di alimentazione e di ambiente con le stesse nostre parole, di connetterci con innovatori da tutto il mondo. Bene, noi abbiamo cominciato con un progetto formativo che è un master internazionale che si occupa di food innovation e devo dire tristemente che nelle prime edizioni avevamo solo studenti stranieri nonostante si tenesse in Italia e questo era il messaggio. Cinesi? No, americani, negli ultimi anni anche orientali, però diciamo principalmente internazionali. Bene, in Expo abbiamo trovato la nostra casa, l'anno dopo Expo eravamo disperati perché ovviamente la piattaforma Expo ci aveva connesso con il mondo e da lì abbiamo deciso di cominciare a organizzare ogni anno quella che chiamiamo la Food Innovation Global Mission, andando per 60 giorni di seguito in 12 paesi a studiare l'innovazione nell'agroalimentare nel mondo. Ovviamente questo ci ha permesso di creare dei ponti e abbiamo capito che era fondamentale non solo creare un network che fosse social, che fosse digitale, ma oggi abbiamo bisogno di piattaforme reali. Adesso Beppe Savino ce lo insegna con WhatsApp. Dobbiamo creare dei posti dove le persone si incontrano, dove fanno innovazione insieme e così abbiamo deciso di creare questa piattaforma, partendo prima a San Francisco, quasi 4 anni fa. Ora prendo a Tokyo, insomma, ci siamo già da un po' di mesi, ma ufficialmente inaugureremo la prossima settimana un Living Lab molto ampio che si svilupperà in un intero quartiere della città e cercheremo di replicare quello che abbiamo fatto a Bologna. Bologna, il nostro Living Lab, ospita tutti i giorni più di 2000 persone. L'anno scorso 200 delegazioni internazionali sono venuti in Italia per fare innovazione in Italia. Tra l'altro si parla sempre di Milano come della città che in questo momento sta avendo un boom internazionale, ma guardate che anche Bologna sta diventando un hub scientifico di grandissima importanza, tanto più che adesso arriverà anche il centro del meteo e insomma, sarà una bella che Piacenza San Francisco più che fra Milano a Bologna. Se noi cominciassimo a non pensare solo ai nostri campanili ma pensassimo a fare sistema reale, non guerra Bologna-Milano, Bologna-Parma, Parma-Modena, noi siamo una piattaforma eccezionale e quando lo facciamo scoprire a chi viene a scoprirci dall'estero rimangono impressionati. Sara, molto rapidamente, un consiglio ai ragazzi che sono qui e ci stanno ascoltando e stanno programmando il loro futuro, pensando appunto alla dimensione dell'agroalimentare, dell'agricoltura, su che cosa devono, diciamo, orientare anche la loro conoscenza? Che cos'è che devono leggere costantemente, studiare? Su che cosa devono essere in contatto costante? Secondo me è tutta una questione di mindset, e allenare la mentalità, ad avere un approccio orientato all'apprendimento costante. Quello che studiate oggi è solo il fondamento di qualcosa che domani sarà totalmente diverso, quindi dovete costantemente informarvi, aggiornarvi, avere una mentalità aperta. E lo dico anche ascoltando un po' le parole di Antonella Manuli. Antonella è molto onesta e umile. Io ho conosciuto Antonella perché in Giappone il professor Corino è un guru. Lei, quando va in Giappone, ha delle platee di centinaia di persone che sono lì a imparare il loro modello. Questo ci deve far pensare. Noi qui abbiamo dei talenti incredibili. Stiamo dando una visione non piagnona dell'Italia, che è una cosa che fa anche, come dire, bene all'autostima di tutti noi. E a proposito, restiamo un po' in Emilia-Romagna, Presidente De Gennaro, leggendo la vostra bellissima rivista, lo dico per chi ancora non la conoscesse, Civiltà delle Macchine, è veramente un gioiello e si apprende un sacco leggendola. Ho visto che Leonardo ha un esperimento in corso molto concreto sulle bonifiche ferraresi. Qual è la vostra il rapporto? Uno mai metterebbe insieme, no, Leonardo e bonifiche ferraresi, una grandissima azienda agricola italiana. Io vorrei dire una cosa. Innanzitutto la collaborazione fra Leonardo oggi, Finmeccanica ieri, e il Ministero delle Politiche Agricole, il mondo dell'agricoltura non nasce. È una storia trentennale. Avevo fatto solo una, e arrivo poi alle applicazioni più attuali. Ho fatto solo un breve cenno per ragioni di tempo, naturalmente, a quanto sia importante l'osservazione della terra, la nostra capacità di osservazione della terra, in cui devo dire con orgoglio italiano, visto che siamo
parlando anche delle nostre qualità e capacità, siamo sicuramente all'avanguardia con le nostre costellazioni satellitari di Cosmos, poi adesso la nuova generazione dei satelliti Sentinel, perché noi offriamo all'agricoltura la possibilità anche di automisurarsi oltre che di fare degli interventi di precisione. Per esempio, non so quanti sanno, che grazie all'osservazione dei nostri satelliti noi offriamo un grande contributo attraverso il nostro Ministero e soprattutto attraverso Agea anche alla politica comunitaria per l'agricoltura, perché osserviamo i terreni agricoli e anche lì possiamo dare informazioni esatte sulla effettiva realizzazione degli interventi promessi o per cui sono stati ottenuti dei contributi. Ma questa è un po' la politica generale. Più di recente, proprio mettendo a disposizione la tecnologia per l'agricoltura della precisione, abbiamo aderito a un'iniziativa di ISMEA, di Bonifiche Ferraresi, e insieme a noi c'è anche un'altra componente industriale che ha 2A di Milano, per creare una società di servizi che potesse rendere fruibili da tutti gli agricoltori, anche dai più piccoli agricoltori, delle innovazioni correlate all'agricoltura di precisione e quindi a tutte le applicazioni ulteriori, anche perché questo poi fa crescere le aziende, dà maggiore credibilità e un altro effetto indotto, per esempio una credibilità per ottenere anche crediti dalle banche, perché no? Quindi questa ulteriore, come dire, esperienza fatta sia col Ministero dell'Agricoltura tramite ISMEA sia con una società leader nel campo dell'industria agricola come Bonifiche Ferraresi ci consente di partecipare a questo successo, a questa crescita ed essere sempre, mettere sempre più la tecnologia e l'innovazione al servizio della società. E tra l'altro questo ci consente nell'ultimo minuto, due minuti scarsi che abbiamo, di dire un'ultima cosa che non abbiamo avuto ancora il tempo di approfondire, che oggi essere agricoltore è essere tecnologici, perché devi avere una formazione tale che appunto nascono delle nuove professionalità. Un minuto e mezzo, vorrei chiudere cominciando dall'amministratore delegato di Open Fiber, poi vado dalla nostra Sara Roversi e chiudiamo col presidente De Gennaro. Come deve essere allora questo agricoltore tecnologico? Ma sicuramente deve essere un agricoltore curioso che si fa tante domande e si prova a dare risposte attraverso tutti gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione. Non facendo tutto in casa perché questo è impossibile, ma affidandosi a quella rete, diciamo, di esperti che si stanno sempre di più creando sul territorio e anche nell'ambito dell'economia, diciamo, digitale, che possono essere, diciamo, i fattori aggregati, perché poi bisogna aggregarli, utili per realizzare la propria specifica applicazione. Quello che noi abbiamo capito è che ciascuno ha un'esigenza molto definita, quindi quello che è importante è poter accedere a un portafoglio, diciamo così, di competenze e soluzioni e metterle insieme attraverso la propria partecipazione e la definizione corretta delle proprie esigenze. In questo noi siamo sicuramente a supporto di coloro che lo vogliono realizzare in questa modalità evoluta e digitale, perché possiamo, come ad esempio nel caso di Bonifiche Ferraresi, portare indubbiamente l'ingrediente di base. Non a caso Yolanda di Savoia è stato forse uno dei primi comuni interamente cablati che va a un giga di velocità, ma poi dando la nostra esperienza e utilizzando la Open Innovation come fonte sostanzialmente di collaborazione. Sara.
Per me l'imprenditore agricolo di oggi, di domani, deve avere bene in testa gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono la base alla quale dobbiamo partire. Deve pensare a quello che toglie dalla terra e quello che ridà alla terra, e deve pensare in particolar modo all'ultimo degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che è partnership. Non si fa innovazione da soli, e le sfide sono talmente grandi che non possiamo pensare di risolverli solo con la nostra piccola attività. Quindi l'innovazione va fatta insieme e vanno sostenute sempre di più anche le collaborazioni pubblico-private. Presidente De Gennaro, l'abbiamo detto un po' in tutto il corso della mattina, questa nuova agricoltura di precisione è anche aumento dell'occupazione, prospettiva di nuova occupazione per i giovani italiani. Voi con Leonardo potete saperne di più di quanto non ne sappia io. Siamo fuori tempo massimo, perché questo argomento sicuramente meriterebbe addirittura una tavola rotonda. Tecnologia e occupazione è veramente motivo di discussione e di approfondimento. A cominciare a dire: ma la tecnologia toglierà posti di lavoro, le macchine, l'intelligenza artificiale, sarebbe molto interessante parlarne. L'agricoltura invece, no, forse ne creerà. Ecco, allora, l'agricoltura probabilmente li crea, ma adesso, scusi la battuta, rubo un po' di... ho letto su una recente pubblicazione del World Economic Forum che nel 2050 avremo perso 75 milioni di posti di lavoro esistenti, ma ci saranno 133 milioni di posti di lavoro nuovo. Quindi non è detto che innovazione e tecnologia confliggano col mondo del lavoro. Quello che è importante è che però ci si predisponga a questa nuova, a questo approccio diverso. E mi ha colpito dagli interventi dei giovani imprenditori di prima, che loro hanno sottolineato la loro formazione, che hanno studiato. Ora, noi come Leonardo, rispondo, che cosa stiamo facendo? Stiamo spingendo molto su queste nuove forme di istruzione necessarie per la futura occupazione. Noi parliamo di futuro, seminiamo il futuro, e lo seminiamo attraverso la formazione, indirizzando anche i nostri giovani a quella formazione specializzata. Soprattutto noi guardiamo alla parte STEM, che è quella che più è funzionale naturalmente per un'azienda ad alta tecnologia, aprendo laboratori, avendo molteplici convenzioni con l'università, ma spingendo a guardare all'impiego del futuro. E in agricoltura questo c'è. È una bellissima prospettiva. Grazie al presidente Di Leonardo, a casa mia in campagna non arriva la fibra, a casa mia in campagna. Beh, mandami. Dobbiamo tassativamente terminare la recensione, ma ce la faremo con la collaborazione di tutti. Allora, abbiamo due ultime testimonianze. Ho detto alla ministra di Aria per fibra che al mio potere non arriva la fibra. Stare oltre. Allora, dottor De Gennaro, grazie. Abbiamo in comune solo il problema con le frequenze. Una velleità. Grazie. No. Guardate, il direttore, sono io che funziona benissimo. A chiamo. La ringrazio tantissimo. Io voglio conoscere. Buonissimo. Perché? Non è uguale. Mi dico, questo è già tarato, perché è tarato. Quindi ha qualche preferenza? No, questo è più leggero. Prego, quando c'è lei, sono le orecchie così. Fabio Tamburini. Fabio, sto dando il 4 al dottor Tamburini. Eccoci. Fabio, sto dando il 4 al dottor Tamburini. Che può trovare? 1, 2, 3, 4, 5. Al dottor Tamburini, il numero 4. Archetto. Questi nastri loro li utilizzano per...
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, prova, funziona. Perfetto, siamo. Perfetto. Preferisci cintura o tasca? Cintura. Borgoneo il numero 6 clip. Vi ho presentato una parte della mia famiglia. Famiglia perché abbiamo gli obiettivi, gli stessi obiettivi ogni giorno. Ci svegliamo con le stesse paure, la stessa ansia. Guardiamo il cielo con la stessa speranza di un po' di pioggia, di evitare la grandine. Tutta questa paura si sente e noi cerchiamo di trasmetterla nel nostro vino che viaggia per tutto il mondo. 1, 2, 3, 4. L'idea che ora forse in Giappone ci sia qualcuno che sta stappando la mia bottiglia, anzi come io la chiamo il mio bambino, e senta i profumi della mia terra, le ansie, le preoccupazioni e anche la dolce follia che accompagna il mio lavoro. Beh, vi assicuro che ripaga della maggior parte degli sforzi che tutti i giorni noi facciamo. Molto volentieri. Uno, sforzi due, tre, che quattro, non sono solo legati a volte al lavoro importante, ma che sono legati anche al territorio. Io vengo da una realtà del nord della Puglia, il Tavoliere, che purtroppo è rinomato per, non sempre per cose bellissime, ma per realtà che ci macchiano, come quelle del caporalato. Io con la mia squadra, con la mia famiglia, con la mia vigna, con il mio lavoro, ho quell'obiettivo, quello di far credere, io in primis ci ho creduto, che la mia terra può dare tanto senza sfruttare niente e nessuno. Buongiorno. Ma semplicemente lavorando e mettendoci passione. I microfoni funzionano, facciamo un po' di io prove. Io ci ho creduto, sì, e Smea mi ha dato la possibilità di sporcarmi le mani. Anzi, io ci ho creduto talmente tanto che ho fatto un altro progetto con Smea. Un progetto che ha un nome bellissimo, Resto al Sud. Ho la io voglio restare Severino al Sud, grazie di Smea tirerò su una cantina mia, dove le mie uve nasceranno e finiranno lì in bottiglia. E spero che io dal sud, così come sto facendo e come mi sto impegnando ogni giorno, parli pure dottoressa, io con la mia squadra e la mia terra possiamo conquistare il mondo, possiamo riempire il mondo di quella che è la mia vita, la nostra parli vita ancora. prova grazie Paola, a tutti. Bene, preferisce tasca o tasca. No dei pantaloni non ho tasca, quindi me la devo mettere nella tasca della giacca. L'ultima storia che vi presentiamo intanto è rimane. Lascio fuori così? Sì. O vuole passarlo dentro? Il filo? Se passiamo dentro così, dice. Si vede meglio. Come preferisce lei, dottoressa? Grazie, gentilissima. Grazie a lei. Aspetti, quelli che ho messo. No, c'è anche un archetto. Grazie, stupendo. Thank you.
sono un lagotto, un cane da tartufo, sono dei cani bellissimi. Come avete capito, non sono mica io il titolare di questa cosa qua, cioè non sono i cani, fondamentalmente. La mia è una realtà un po' particolare. Intanto, buongiorno ancora, il mio nome è Capo Grossolano e sono un allevatore di cani. Questa frase, i miei cani devono essere felici, effettivamente non l'aspettavo mai video perché non ho visto il video, ma è un gran dogma della mia attività e del mio allevamento. Ci sono dei punti imprescindibili, no? Nel senso, quando si fa si fa agricoltura. Quindi, per me, il valore e la felicità dei miei cani sono al centro. Io sono ovviamente un imprenditore, però fondamentalmente quando mi sveglio la mattina e vedo il mio sogno realizzato, diciamo che la mia giornata e i miei futuri anni sono già, come dire, ben impacchettati. Quindi mi presento, il mio nome quindi è Pietro Sudario, sono di Manduria, quindi sono pugliese, ho studiato a Milano Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. In Olanda ho finito i miei studi, ho lavorato in Finlandia, ho appunto, poi sono tornato a Roma dove ho iniziato la mia attività imprenditoriale, quindi di allevamento, e poi sono planato in Piemonte dove sono felicemente atterrato e ho visto bene l'opportunità di creare quello che ad oggi, anche se probabilmente gli Ismea non lo sa nemmeno, è uno dei più grandi allevamenti biologici e sostenibili italiani per cani da lavoro italiani, in cui io in qualche maniera lavoro per preservare la biodiversità delle razze specifiche italiane. Allevo cani a lavoro, come avete visto, allevo cani a lavoro mettendoci cuore, mettendoci passione, mettendoci tanta voglia, tanta fatica, quindi bisogna essere un po' legionari, bisogna essere legionari, bisogna lottare per i propri intendimenti e devo dire che grazie a Ismea, grazie alla possibilità che mi è stata data, il mio sogno, perché era un sogno, ora è diventato un progetto e i miei sogni ora sono decisamente più grandi, quindi in realtà mi aspetto che Ismea mi aiuti, mi possa aiutare in futuro anche ad ampliare questi sogni e creare network come partnership che in pratica deve essere. Avevo un pastore marimano corsesi principalmente, quindi cani a lavoro collaborando con le regioni per in qualche maniera rendere sostenibile l'allevamento e la produzione di quelle realtà regionali che con l'avvento del lupo probabilmente non lo sarebbero più, quindi ho diversi progetti in essere con delle università. Tra l'altro ho scoperto che la ragazza che era prima di me ha, io ho tre bis nonni ai suoi cani, quindi Ismea è anche una grande famiglia per questo. E avevo cani da tartufo, in Piemonte, facevo appunto allevamento di questi cani, avevo un'azienda veramente molto internazionale perché dal mio allevamento con il cuore, credo sempre, grazie anche a tante collaborazioni, io persone che devo ringraziare di cuore perché mi hanno sostenuto e senza di loro non potrei sicuramente essere qui, il mio allevamento, il Made in Italy esce in maniera prepotente, da me nascono ogni anno almeno 200 cani e 200 cani io sono poi il loro procuratore. In pratica, usando termini calcistici, cerco di trovare le famiglie o le destinazioni migliori valorizzando l'individualità del cane. Quindi a me, dal pastore, insomma, anche il mio allevamento, nel mondo partono circa 200 cani, 200 cani all'anno. E io quando posso, facendo i miei 70.000 km l'anno in macchina, li consegno personalmente in tutta Europa. Quindi la mia è un'azienda fortemente internazionale, ho creduto in questo, credo nel Made in Italy, credo in questo, e sono decisamente orgoglioso di aver realizzato uno dei miei più importanti sogni. Quindi, e ragazzi, sono molto orgoglioso di presentare appunto la mia azienda, mi sento molto responsabile, sono molto emozionato, quindi dovete anche scusarmi per la mia voce un po' balbettante. Devo dire, ci tengo a dire che è importante crederci nella vita, che tutti vi diranno di essere più bravi di voi, di saper fare le cose meglio di voi, ma innovazione è proprio fare altro. Fare altro ovviamente in maniera coscienziosa, in maniera corretta, con rispetto appunto di quelli che sono i nostri clienti o delle nostre produzioni. Quindi credeteci, siate legionari, battagliate, rialzatevi e usate il cuore. Quindi grazie a tutti. Con i suoi cani, grazie davvero al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, la parola per l'ultimo nostro ricordo. Grazie. Grazie ancora.
intanto grazie a voi per avermi invitato qua. Ho sentito delle storie davvero interessanti, significative, che richiamo un'immagine appena ricordata, che toccano il cuore, e mi impegno qui a dare spazio sul Sole 24 Ore, su Radio 24, di cui sono anche direttore, per raccontarlo, perché noi abbiamo bisogno, in un paese portato all'autoflagellazione, abbiamo bisogno di sentire queste storie, di sentirle scrivere e raccontare. Detto questo, scusate, una piccola deviazione prima poi di entrare nel vivo dell'ultima fase dei lavori della mattinata, volevo dirvi, prima dell'intervista del Ministro naturalmente, volevo dirvi due cose. Intanto l'intervento di Tiziana Rutigliano, mi pare che, di ricordare che si chiama così, mi ha veramente, lasciatemelo dire, toccato il cuore. Perché a lei dobbiamo uno straordinario ringraziamento, perché guardate, con tutto il rispetto, vedo in prima fila esponenti delle forze dell'ordine, dei carabinieri, la criminalità non si può combattere soltanto con i carabinieri, con la polizia, con la magistratura, la criminalità si combatte con lo sviluppo economico, con tante, costruendo tante storie come quella che abbiamo appena sentito. Quindi noi dobbiamo essere riconoscenti a imprenditori come Tiziana Rutigliano e sperare, e dovremmo clonarli, perché di questo paese ha bisogno, perché non è ammissibile che ci siano aree del territorio fuori dal controllo dello Stato. E il controllo dello Stato su questo paese è il significato del controllo. L'altra cosa è un ringraziamento ancora per avermi chiamato qua, perché vedete, alla fine l'Italia è sempre stato in passato un grande paese agricolo. Certo, nell'ultimo mezzo secolo sono cambiate tante cose, ma in buona parte l'agricoltura e l'agroindustria rimangono punti di forza di questo paese e troppo spesso ce lo dimentichiamo. E mi fa piacere che qui sia seduta in prima fila la Ministra, che tra poco sentirete, che con la sua tenace combattività credo che possa far avanzare la percezione di questo, e cioè l'agricoltura e l'agroindustria sono sempre stati e rimangono punti di forza di questo paese e anche del Made in Italy, che di questo paese è un punto di forza. Non voglio farla troppo lunga, chiedo di venire qui sul palco Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud. Grazie. E anche Paola Severino, Vicepresidente Luis. Grazie a entrambi per la partecipazione. Ecco, partiamo con Borgomeo. Bene, qui abbiamo sentito raccontare storie importanti. Banca Nazionale delle Terre è un'iniziativa importante, tra l'altro il senso del Sole 24 Ore che avete trovato sulle vostre sedie arrivando qui è anche quello di essere presenti questa mattina con un'intera pagina dedicata all'iniziativa per la quale siamo qui. La Banca Nazionale delle Terre è un'iniziativa che può essere molto importante. Ecco, può anche dare un contributo, e questa è la domanda al Presidente Borgomeo, può anche dare un contributo a cercare di ridurre, no, quella che rappresenta uno dei problemi drammatici di questo Paese, cioè la distanza tra nord e sud, che purtroppo invece di diminuire tende ad aumentare. Certamente sì. Io ringrazio la Ministra Bellanova per l'invito, una mattinata bellissima in cui si declina un concetto che altrimenti viene vissuto un po' in toni inassegnati, ogni tanto si sente parlare il ritorno all'agricoltura, quasi che fosse una sconfitta rispetto ad altre prospettive, e qui si vede che invece è una prospettiva concreta di sviluppo. Io utilizzo il mio tempo per raccontare un'esperienza piccola, ma credo molto interessante, perché può rappresentare un tassello importante in questo rilancio del settore agricolo. La fondazione Con il Sud è una fondazione privata nata dalle fondazioni bancarie del terzo settore, che si occupa di infrastrutturazione sociale, quindi progetti per combattere la povertà educativa, per includere i disabili, per i detenuti, donne vittime di violenza, insomma tutto quello che è sociale. In questo lavoro abbiamo deciso di valorizzare beni comuni.
valorizzando beni comuni, per esempio valorizzando i beni confiscati alle mafie, ci siamo trovati a valorizzare 34 terreni confiscati alle mafie attraverso cooperative sociali, associazioni di volontariato, eccetera. Cosa sfidante, ha già detto tutto il prefetto Frattasi, dal quale mi distanzio un po' con grande affetto, perché io penso che invece la normativa andrebbe un po' cambiata sui beni confiscati. Poi in questo abbiamo incrociato molte cooperative sociali che, rispondendo a bandi sulla disabilità psichica, ci presentavano progetti che si svolgevano in terreni agricoli. Quindi abbiamo accumulato una discreta esperienza sulla cosiddetta agricoltura sociale. Poi ci siamo chiesti se potevamo fare un esperimento, cioè considerare le terre incolte come beni comuni da valorizzare. Può sembrare una cosa un po' visionaria, ci abbiamo provato, abbiamo chiesto consulenza a chi ne sa più di noi, ricito Beppe Savino con WhatsApp, che ci ha dato una mano per impostare il bando era molto semplice. Chiedevamo a cooperative sociali, associazioni di volontariato, di proporci di coltivare, di riavviare a coltivazione dei terreni incolti, portandoci la disponibilità del proprietario a dargli in comodato gratuito per 10 anni. Al 9° anno si vede come sta andando la cosa e la cooperativa incomincia a versare un canone da contrattare con il proprietario. Un po' bizzarro come ipotesi, invece ha funzionato. Noi non abbiamo molte risorse, abbiamo stanziato per questa iniziativa 2 milioni, a quali si è aggiunto 1 milione di Enel Cuore, che ha molto apprezzato questa cosa. Abbiamo ricevuto una 60ina di progetti, ne abbiamo finanziati 9, piccola cosa, 100 ettari sono messi a coltura. Però ci sono due cose molto interessanti che io vorrei richiamare, appunto in una logica di sperimentazione. Ci sono stati 108 soggetti che hanno dichiarato di mettere a disposizione questi terreni per le cooperative in cambio di nulla all'inizio. Tra questi una decina di comuni, 7-8 enti religiosi, parentesi, bisognerebbe fare una bella analisi di quanti terreni ci sono di proprietà non utilizzati della Chiesa, degli diocesi, degli enti religiosi, 63 privati cittadini. Questi progetti sono partiti, i nostri non sono investimenti, sono donazioni, perché siamo una fondazione, 300.000 euro. La domanda è, in questo è un'esperienza che noi abbiamo fatto anche per esempio per la valorizzazione di beni culturali, beni abbandonati, apparentemente di difficile valorizzazione, i conti sembrano non tornare, ci si lancia il terzo settore, evidentemente c'è un valore aggiunto importante. E senza voler fare qui comizi strani o dire cose astratte, il valore aggiunto è la percezione che valorizzando quel terreno incolto rendi un servizio alla comunità che si riconosce in questa operazione. E questo è un grande valore aggiunto, anche a proposito della battuta che lei faceva, apprezzando l'intervento di chi combatte per lo sviluppo positivamente. La seconda osservazione che volevo fare è questa. E quindi c'è un punto tecnico col quale lavoriamo con Borriello, con l'ISMEA, vogliamo fare cose insieme. Come si può fare a tirare dentro questa operazione di valorizzazione delle terre che noi abbiamo chiamato colte nel nostro bando, non incolte, a tirare tutte queste energie? E poi c'è una valutazione politica più complessiva che mi piacerebbe fare su queste esperienze. Si parla di sud, eccetera, eccetera. Io penso, la fondazione pensa, non io penso, che rispetto allo sviluppo del sud manca un pezzo importante, e cioè che siamo tutti, ahimè, ancora troppo convinti di una gerarchia e di una cronologia delle politiche che è sbagliata. Si parla di problemi sociali e si è ancora fermamente convinti che i problemi sociali si risolveranno se c'è la crescita, dopo che c'è la crescita. La realtà di tutti i giorni, anche la battuta che faceva lei, che ha richiamato un protagonismo, ci conduce invece a considerare con chiarezza che nei territori più difficili l'ordine del giorno deve essere invertito.
si investe sul sociale non solo perché ci sono questioni di eguaglianza e di diritti negati clamorosi, ma perché lì c'è la radice dello sviluppo. Questo è un piccolo esempio. Questi ragazzi che vanno a coltivare le terre, ci sono tutti inserimenti di disabili, difficoltà eccetera, la spinta è una spinta di solidarietà, ma con un piccolo percorso si determina sviluppo. Io penso che questo, in un mondo che sta scoprendo la sostenibilità come valore assolutamente indiscutibile, importante, centrale, dovrebbe pensarci un po', e cioè la sostenibilità non significa attivare nuove forme di filantropia che mitigano i difetti del capitalismo. Sostenibilità significa capire che bisogna incorporare nei processi di sviluppo le questioni sociali più emergenti. Grazie Presidente, abbiamo una tabella di marcia con dei tempi molto rigorosi e il tempo passa in fretta. Il Presidente Severino ha tante cose, qui è nella veste di Luis. Questa mattina abbiamo sentito spesso che agricoltura è sempre di più innovazione. Ecco, c'è necessità di formazione. Grazie innanzitutto alla Ministra, al Capo di Gabinetto per avermi invitata qui, a lei per avermi fatto questa domanda. Questa è una bellissima giornata nella quale stiamo mettendo insieme ragionamento e cuore. Il cuore l'ho sentito fortissimo, il sentimento l'ho sentito fortissimo in questi belli interventi dei giovani che raccontano un'Italia diversa da quella che siamo abituati a vedere e a sentire. Un'Italia bella, un'Italia che cammina sui binari di una tradizione, perché la tradizione agricola in Italia è un qualcosa che affonda le sue radici nei secoli, ma che adesso si proietta verso il futuro con dei giovani pieni di entusiasmo. E cosa c'è di più bello di poter parlare di un settore nel quale, tra l'altro oggi in una giornata davvero storica, 10.000 ettari di terreno verranno distribuiti a donne e a giovani con degli incentivi straordinariamente forti. Ma dobbiamo trovare delle persone che siano capaci di trasformare questa tradizione in qualcosa di innovativo. E qui l'innovatività mi viene in mente sotto almeno due profili. Il primo è il profilo della qualità e della regolamentazione di prodotti che, dovendo andare in giro per il mondo attraverso le piattaforme digitali, devono avere una loro identificazione chiara e netta. E qui la preparazione dei nostri giovani dal punto di vista delle università passa attraverso dei programmi specialistici, dei programmi che, mettendo insieme legge ed economia con la qualità del cibo, sono diventati straordinariamente attrattivi per i nostri giovani e anche per gli stranieri. Noi abbiamo un numero di stranieri che si iscrivono ai nostri corsi di quality food, law and economy, straordinario, perché siamo straordinariamente attrattivi. La qualità delle nostre materie prime, la certificazione con la quale le accompagniamo, i profili di legalità che sono stati richiamati, che portano verso un'economia sana, quello che si poteva considerare sommerso, rappresentano un patrimonio dell'Italia che noi dobbiamo tutelare per consegnarlo ai nostri giovani. E allora abituarli anche al tema del digitale come mezzo attraverso il quale questo nostro patrimonio può andare nel mondo. E può andare nel mondo con due segnali almeno caratterizzanti: la qualità indiscussa del prodotto italiano, da una parte, e dall'altra la capacità di tipicizzarlo e di connotarlo in maniera assoluta. Questo è il marchio che noi dobbiamo tutelare, questo è ciò che noi dobbiamo mandare in tutto il mondo, nelle piattaforme, ma che abbia una caratterizzazione italiana. Dall'altro lato, l'intervento dell'Europa. Noi abbiamo parlato ieri a Bruxelles in un bellissimo incontro che abbiamo fatto con i nostri giovani, 300 dei quali lavorano a Bruxelles nelle istituzioni europee, e Paolo Gentiloni. Abbiamo parlato proprio del tema della green economy. E cosa c'è di più
intriso di green economy dell'agricoltura. Cosa c'è di più straordinariamente innovativo dal punto di vista dell'economia, dell'economia green dell'agricoltura? Un tema di sostenibilità straordinario, un tema di legislazione che nel nostro paese comunque avvolge, protegge e tutela, un tema di modelli organizzativi. Noi abbiamo dei giovani che hanno creato dei nuovi modelli di organizzazione di impresa nell'agricoltura che sono straordinariamente attrattivi. Mettete insieme tutto questo e i semi che state gettando, i semi dei quali stiamo parlando per il futuro, daranno dei frutti davvero straordinari. Allora, un patrimonio immenso da tutelare, da incrementare e del quale compiacersi. Ci sono rimasti soltanto, ahimè, 4 minuti al Presidente Borgomeo. Obiettivi 2020 per la Fondazione con il Sud. Continuare nel lavoro che facciamo, che significa approvare un centinaio di progetti nei diversi settori. Poi siamo impegnati anche sul versante della povertà educativa minorile con un altro intervento molto grosso. E per quanto riguarda lo specifico, invece abbiamo, diciamo, nel calendario delle attività del 2020 provare, casomai in collaborazione con l'ISBEA, a insistere su questa linea di intervento della valorizzazione di terre abbandonate, perché ci ha positivamente sorpresa la risposta al primo bando, e quindi proviamo a continuare in questa direzione e a sviluppare riflessioni strutturate che poi ovviamente per il nostro mestiere consegniamo alle istituzioni, sperando che possano essere utili e possano essere assorbiti dagli interventi pubblici. E come dicevamo prima, è anche un modo per combattere nella maniera più efficace la criminalità. Sì, guardi, questo per quanto riguarda l'agricoltura è certamente vero in alcuni territori, però il segno più forte da questo punto di vista, pensiamo ai beni confiscati alle mafie, qui c'è il maestro, è che però c'è una reazione, intanto c'è lo sviluppo che si determina, ma c'è una reazione positiva rispetto alla cosiddetta zona grigia. Sui territori in cui c'è la mafia ci sono quelli bravi e ci sono quelli cattivi, e poi c'è la grande zona grigia che va conquistata. Quando un bene confiscato è abbandonato, quando un terreno è abbandonato, qualcuno della zona grigia si chiede: ma forse stavamo meglio prima. Perciò è importantissimo il secondo tempo che diceva Frattasi. Lo Stato non è forte se dimostra di essere più forte dei mafiosi, questo va bene, ma sui territori vinci se dimostri che conviene, oltre che essere giusto, conviene essere legale. Perciò è importantissimo innescare sviluppo. Mentre invece l'altra cosa che dicevo, e chiudo subito, e cioè sugli interventi che facciamo, il punto più importante per vincere la criminalità organizzata, oltre a alle forze dell'ordine eccetera eccetera, e l'intervento nei quartieri periferici, io non mi stanco mai di dirlo, nei quartieri periferici del sud ci stiamo giocando una partita pazzesca, perché questi ragazzi o fanno via o l'unica alternativa che hanno è sperare di essere reclutati dalla criminalità. Non è una forzatura, non è un'esagerazione, bisogna mettere al centro delle politiche del sud l'intervento sulle aree periferiche delle grandi città. Che sono, a essere venuto a fare le leggi, ci sono situazioni assolutamente ingovernabili e molto pericolose. E il miglior antidoto è quello dello sviluppo economico, dello sviluppo delle attività imprenditoriali. Sì, però in un quartiere di quelli terribili, se arriva un ministro, faccio una battuta, e dice: c'ho qui 1 miliardo di euro per cambiare il quartiere, fa un guaio in quel quartiere. Si ricomincia dalle cose di cui stiamo parlando, si ricomincia dall'aggregazione sociale, dal coltivare i rapporti con le famiglie, perché lo sviluppo senza coesione sociale è una categoria inesistente. Avvocato Severino. Avvocato Severino, un consiglio per i giovani agricoltori. Ma intanto innovare la tradizione. Noi abbiamo una straordinaria tradizione, la dobbiamo innovare e dobbiamo coltivare la qualità.
l'elevata qualità è qualcosa che dal punto di vista dell'economia ha una attrattiva straordinaria. E quello è il prodotto al quale dobbiamo puntare, e quello è il prodotto sul quale dobbiamo costruire i nostri modelli di organizzazione d'impresa, perché è quello il prodotto che ci consente di essere nel mondo considerati i migliori nella produzione di alta qualità. Grazie per la vostra partecipazione. Chiudo con una dichiarazione di intenti. Come Sole 24 Ore abbiamo lanciato due progetti importanti sul digitale.com, un intero sito dedicato all'agricoltura, sul quotidiano due pagine al sabato. Siamo solo disponibili per raccontare le vostre storie, le storie dei giovani imprenditori. Grazie per l'attenzione. Io sono amico di Gianni dello Sforto e sa quanto facciamo per queste cose. Sforato di 30 secondi. Siamo stati bravissimi, io vedevo l'affare che scorreva e. Dunque, primo, vieni qua perché ci devi un minuto di spiegazione su che cosa sono queste case. Che non sono togliere il microfono. Però prima che tu inizi a dirci di queste belle case colorate, movimento Raffaele Bordello, davvero piacere, avete fatto una cosa straordinaria. Sì, certo, ero qui per questo. Perché avremo modo di fare l'ultima parte di discussione con il ministro, ma anzi avremo pochi minuti dopo le 13 una diretta con la sede, la posizione di questa mattina, la cattiva, con il ministro e i ragazzi che saranno qua. Poi di qui in avanti entriamo in una zona un po' grazie, dottore. Però ce la caveremo meglio. Allora, cosa sono queste carte? Vai. Trovano lì, guarda che bello. Allora, diciamo, diventano delle cassette, dei cuscini, ma in realtà da contenitori di frutta diventano un'occasione per creare relazioni. Mio padre è agricoltore, io vengo dalla terra, ieri era a potare un vigneto, fa caldo, ci sono, come dire, dobbiamo correre con le potature. Le cassette diventano un'occasione per portare noi giovani ad ascoltare gli agricoltori per la prima volta laddove loro vivono, nella terra. Perché è fondamentale entrare in un luogo dove gli agricoltori non hanno mai fatto entrare nessuno, neanche i confinanti. Stiamo provando a oltrepassare il luogo sacro delle case degli agricoltori per chiedergli di invitare i vicini, e sapete che cosa scopriamo? Che i confinanti tra di loro non si conoscono. E poi diciamo a chi prende le decisioni, guarda, se finanzi la cooperazione, l'aggregazione, questi si mettono insieme per soldi, non per soldi. Quando c'è un interesse ci si mette insieme per soldi, quando c'è una relazione ci si mette insieme per soldi. E quindi forse abbiamo bisogno di aggiungere livelli a quelli che già ci sono e che noi riusciamo, come dire, a intercettare nella terra. Più di 600 aziende incontrate, tantissime persone chiamate, incontrate per nome. E capiamo che c'è bisogno di un'agricoltura di relazione dove il chilometro non è solo zero ma è allora, anche per lei, l'ultimo intervento io ho diciamo, microfonata la dove ministra la vicinanza è un'opportunità dove l'innovazione entra dai se i vicini palmari. Non si nascondono le cose e non se si fanno ostacolo tra di loro. Oltre al chilometro vero abbiamo bisogno di un nuovo livello di filiera, quella colta, perché quella corta finanzia la riduzione di passaggi, quella colta può finanziare l'aumento delle relazioni e dove le relazioni funzionano succedono cose molto interessanti. Non ho potere. Io ringrazio Ismea, Raffaele, ma anche tutto il team che c'è dietro. Io ho avuto la fortuna di conoscere persone che oggi chiamano i ragazzi agricoltori per nome, che un'istituzione esca dal proprio contesto per andare incontro ai giovani e mi viene di definirla istituzione di prossimità, in uscita. Ecco, abbiamo bisogno che, come ha fatto la ministra Teresa Bellanova, perché in tempi non sospetti Teresa è venuta ad una nostra contadina. È stato bello perché io ho notato che lei ha voluto sedersi in ultima fila e ha ascoltato gli agricoltori. Ecco, un'istituzione che ascolta cambia i paradigmi e inizia a finanziare nuovi livelli di bisogni che noi incontriamo nella terra.
bello quello che fa Ismea, aumentatelo perché ce ne abbiamo bisogno, perché stiamo ancora incontrando un piccolo pezzo di agricoltori. Il mio sogno, come dire, è portare ancora di più gli agricoltori a incontrarsi. L'ultima cosa, noi stiamo coorganizzando l'evento del Papa con i giovani economisti di Assisi. Anche lì l'obiettivo è creare una nuova consapevolezza, che i monasteri che stanno per essere abbandonati diventino luoghi di presidio dei territori, dove iniziamo a considerare un nuovo livello di vocazione, quella al territorio, al creato, alla bellezza, perché chi rimane possa custodire e non abbandonare. Grazie. Aggiunto... Io ne metterei un altro qua. Adesso ce la faremo. I ragazzi rimangono invece. Stiamo lottando contro il buonsenso, cosa che non sempre funziona. Quindi, allora accomodiamoci. Perfetto. Tutte ragazze e ragazzi che sono previsti in questa scena finale si accomodino. Quindi fate un intervento adesso che ci sarà. Teniamo presente che avremo bisogno di un po' di spazio anche per le telecamere. Allora, Ministro, abbiamo anche qua persone che sanno di cosa stiamo parlando, perché lo vivono nelle loro aziende. Io comincio da Angela Lobascio. Angela, ecco Angela. Angela Lobascio, che coltiva 27 ettari di ulivi e mandorli. Non le va malissimo, Angela. Divertente. Brava, tutto questo ci dovrebbe essere un microfono da qualche parte per voi, se no lo troviamo, eccoli là. Angela, bravissima. Sedetevi tutti rapidamente, grazie. Angela, hai anche una domanda per il ministro? Buongiorno a tutti, buongiorno alla ministra. Forza. Mi sentite? Forza. Ci sentite? Sì. Ok. Allora, buongiorno, dicevo. Buongiorno alla Ministra. Ho una domanda che riguarda l'olivicoltura italiana. Però prima volevo dare un micro spunto per tutti i giovani che sono in sala degli istituti, delle scuole superiori, e invitarli a pensare che per costruire un'azienda agricola non servono soltanto le competenze tecniche, e con questo intendo competenze agricole, agronomi, tecnologie alimentari, ma servono anche competenze extra agricole, e credo che questo sia un punto molto importante per lo sviluppo delle piccole aziende del Made in Italy, che puntano appunto sulla qualità e sull'artigianalità. E mentre per quanto riguarda la domanda, mi preme chiaramente fare una domanda sulla crisi dell'olivicoltura italiana. Mi riferisco al crollo dei prezzi, e quindi mi piacerebbe sapere appunto dalla nostra ministra come in che modo il ministero sta affrontando questa crisi. Più nello specifico volevo diciamo fare anche una domanda sulla grande distribuzione organizzata, e cioè se ci sono degli interventi che mirano alla reale valorizzazione del nostro olio extravergine d'oliva italiano, perché io le faccio una domanda come piccolo produttore, però sappiamo bene che i piccoli produttori sono inseriti in un contesto socio-economico internazionale molto complesso, e che quindi ci sono delle conseguenze importantissime sul lavoro dei piccoli agricoltori, dei piccoli imprenditori, che riguardano il contesto internazionale. È chiarissimo. Quindi... Ed è anche una questione molto importante. Ministro? Sì, grazie. Chiedo scusa per la voce, ma per quanto riguarda la valorizzazione, sicuramente noi abbiamo istituito il 4 di dicembre il tavolo dell'olio, con Ismea abbiamo lanciato una campagna di comunicazione olio in tavola. Perché? Perché noi dobbiamo puntare ad avere un'alleanza con i consumatori. In Italia siamo riusciti
a far spendere 10 euro per una bottiglia di vino che dura una cena e non riusciamo a far spendere 8 euro per una bottiglia di olio che dura 3-4 settimane. Questo è il lavoro che abbiamo di fronte. La valorizzazione, continuare ad investire sempre di più sulla qualità, misurarci con l'innovazione e quindi anche con la ridefinizione di un piano strategico per quanto riguarda il settore, e alla grande distribuzione, quello che ho chiesto e che dobbiamo continuare a chiedere tutti insieme è la valorizzazione dei prodotti Made in Italy, perché anche attraverso l'esposizione dei prodotti che si fa sugli scaffali si invita il consumatore ad avere una maggiore informazione. E l'ultima cosa che voglio dire, ma questo vale non solo per il prodotto olio, più ripetutamente si fanno sconti nella catena commerciale e più ripetutamente noi dobbiamo far porre al consumatore la domanda: quello risparmio che tu stai avendo, chi lo sta pagando? Perché non ci sono pasti gratis. Allora, se c'è una valorizzazione di un prodotto si fa una volta, se costantemente si vende a un prezzo inferiore al costo di produzione, da qualche parte c'è un imbroglio e c'è qualcuno che sta pagando quel mancato guadagno. Grazie Ministro. Philip Breitenberger ha investito nella trasformazione del kiwi, quindi cambiamo anche radicalmente il settore. Philip, vai. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Ministra e grazie per Ismea per questo speciale invito. Oggi è una giornata importantissima perché a mio avviso abbiamo l'onore di incontrare la politica, abbiamo l'onore di incontrare le istituzioni e abbiamo l'onore di vedere il futuro dell'Italia, che sono i giovani, e l'onore mio personale di incontrare i miei colleghi che fanno l'imprenditore agricolo. Noi siamo produttori e esportatori di kiwi bio, lo facciamo da 15 anni a Treviso e da 5-6 anni abbiamo attivato una linea di beverage, una linea di trasformazione a base di kiwi, perché abbiamo voluto creare un modo nuovo di consumare il kiwi. L'Italia è leader mondiale di produzione di kiwi, ne produciamo 500.000 tonnellate, però il mio rammarico principale è che l'esportatore principale è un'azienda neozelandese, e qui io mi incazzo, perché come possiamo dare un valore aggiunto, Per usare un eufemismo, dici, mi incazzo. Sì, perché se siamo i produttori principali però non sappiamo vendere, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Io sono appena rientrato da degli eventi fieristici importanti come il Salone di Fruit Logistica, che non abbiamo avuto il piacere di conoscerci, però ho saputo appunto che c'era anche lei, ho incontrato invece il presidente Brandini della Coldiretti e altre istituzioni, e si percepisce in questi saloni che l'Italia inizia un po' a perdere la performance che ha avuto negli ultimi anni. Iniziano ad esserci spinte importanti da destra e da sinistra, che non sono spinte politiche, ma bensì paesi, Spagna e Grecia. Bene, siccome nel mondo il Made in Italy è una cosa bella e importante, ci siamo, e l'Italia se oggi ha questa è grazie al Made in Italy in tutti i tipi di business, abbiamo il dovere e l'onere ora di metterci, di unirci e iniziare a correre, perché oggi abbiamo parlato tanto, ma dobbiamo avere la consapevolezza che le parole usate fino ad oggi, ovvero il Flink Global, Act Local, sia però una realtà, per cui grazie a lei un po' l'aiuto. Sì, beh, noi nella legge di bilancio abbiamo incominciato ad affrontare questo tema, proprio destinando risorse per sostenere la competitività delle imprese anche sui mercati esteri. E questo è un lavoro che dobbiamo continuare a fare, perché le filiere sono per noi un valore importante, perché attraverso le filiere noi riusciamo a sostenere le imprese e a promuovere anche la commercializzazione dei prodotti. Lì c'è una dotazione finanziaria importante, e quello che noi abbiamo chiesto è che attraverso queste risorse vengano sostenute in modo particolare le piccole imprese che si mettono insieme, le associazioni, e vengono sostenuti i giovani, perché
noi lo dobbiamo sapere, siamo in un mercato globale. Quelli che parlano contro la globalizzazione fanno chiacchiere. Noi dobbiamo puntare ad una globalizzazione temperata e sapendo che noi abbiamo bisogno di portare i nostri prodotti in paesi sempre più lontani. Per fare questo dobbiamo sostenere le piccole imprese, dobbiamo sostenere i ragazzi e le ragazze che penso oggi con le esperienze che sono state illustrate con quello che ci stanno dicendo, avete messo voi, non io, al centro dell'agenda di questo Paese il tema dell'agricoltura, della necessità di investire in questo settore dove si possono trovare sicuramente impegno, tanta passione, ma anche tante bellissime eccellenze e quindi risultati. Ora, tipo 5 secondi. No, non per ultimo, iniziamo anche dai nostri, a imparare dai nostri confinati, dai francesi, no? Prima il prodotto francese e poi il prodotto. Per cui cerchiamo di consumare i prodotti italiani questo noi è, questo è giusto. E cerchiamo poi di valorizzare le nostre aziende. Grazie. Oh, grazie Filippo. Con noi c'è anche Giulia Maggini, la sua azienda che è in provincia di Viterbo, produce ortofrutta e erbe aromatiche. E tra l'altro Giulia, l'idea imprenditoriale è nata anche in ambiente universitario, da quello che vedo nelle note, che è anche il segno ministro di un lavoro che comincia prima di lavorare, perché bisogna pensarci e poi fare le cose. Giulia. Sì, buongiorno a tutti e grazie Smea e grazie alla ministra. E niente, io diciamo che ho seguito quella che era la tradizione della mia famiglia, quindi ho riaperto l'azienda di mio nonno che era stata chiusa e lui la gestiva insieme ai suoi fratelli. E quello che sto facendo sì è cercare di mandare avanti questa tradizione che io sento fortemente mia e che mi ha guidato in tutte le scelte che ho preso nella vita, quindi oltre al percorso universitario che sto seguendo, partecipo a corsi di formazione che mi servono sempre per mantenermi aggiornata su tutto quello che succede nel mondo agricolo. Però una cosa che sto riscontrando è una forte difficoltà per diciamo, delle aziende piccole che comunque partono da zero, perché io fondamentalmente è come se fossi ripartito da zero. E quindi la mia domanda è se possono essere previste delle misure specifiche per dare comunque dei crediti e delle garanzie a dei giovani che si trovano nella mia stessa situazione, che addirittura non hanno niente, non hanno famiglia alle spalle con una tradizione contadina, ma che comunque si vogliono affacciare a questo, diciamo, in questo settore. Ministro. Grazie. Sì, assolutamente sì, bisogna, si può fare e bisogna farlo. Noi abbiamo incominciato a farlo prevedendo per esempio per i ragazzi e le ragazze che hanno meno di 40 anni che avviene un'attività agricola, la decontribuzione per 24 mesi. Non è la soluzione dei problemi, però è un segnale, è un'attenzione, è un modo per dire incominciamo a partire insieme, lo Stato è vicino a voi. E per le donne che sono un fattore formidabile di innovazione, per le competenze che hanno maturato, per come approcciano anche il percorso formativo nella fase della formazione formale e poi continuano dopo insieme anche ai ragazzi, allora noi per le donne abbiamo previsto donne in campo, cioè se si accende un mutuo per fare innovazione, per fare interventi nella propria impresa, a quel punto il costo degli interessi è a carico dello Stato. Sono segnali che dobbiamo maggiormente implementare in futuro, ma insieme a questo io dico che c'è qualcosa che attiene ai giovani, alle donne in modo particolare, quella capacità di saper costruire la rete. Si può essere piccoli, rimanere piccoli, ma stare in relazione, in rete con gli altri, perché noi abbiamo la necessità di presentarci su mercati che sono sempre più lontani e lì fare massa critica è molto importante. Esatto. Ora, Ministro, è con noi Nicola Fierli, il cui accento toscano, come dire, sarà difficilmente travisabile, alleva razza chianina, farà sentire, e lo ascoltiamo subito. Grazie innanzitutto al Ministro per averci dato questa opportunità. Spero che nella sua agenda nel futuro ci sia un posto per noi, per i suoi giovani, perché noi siamo i suoi giovani. E se ci dà modo e possibilità
una volta all'anno, una volta ogni due anni, possiamo fare questi focus, questi incontri dove confrontarci per il futuro. Il tema di oggi è seminare futuro. Io da zootecnico dico alleviamo il futuro, perché dopo averlo seminato c'è bisogno di curarlo il futuro e portarlo a raccolta. Io volevo fare una, non una domanda ma una breve analisi su due aspetti: opportunità della zootecnia italiana che come ben sa è in grande difficoltà, però ci sono grandi opportunità sia in Italia potenziando le piccole vendite dirette e quindi la diffusione di una zootecnia che io come ho appena detto definisco diffusa. La zootecnia italiana è una zootecnia diffusa fatta da tante razze. Infatti l'Italia ha la più grande biodiversità presente in tutta Europa e penso anche nel mondo. Questa biodiversità e questa diffusione degli allevamenti permette all'Italia di dare qualità delle produzioni, salubrità degli alimenti e infine salubrità ambientale, perché quello che voglio portare all'attenzione del Ministro oggi è opportunità quella di fare in modo che le piccole e medie imprese siano il vero tessuto sociale dell'agricoltura italiana. E perché dico questo? Perché sempre di più le piccole e medie imprese agricole sono in difficoltà e sono sottoposte a rischi perché gli adempimenti burocratici, il welfare che non sostiene l'agricoltore durante tutta la sua carriera e a fine carriera fanno sì che interi territori vengano spopolati oppure la piccola media impresa muoia perché venga assorbita da quella grande. Fermo lì che abbiamo pochissimi secondi, Ministro, il collegamento della 7 sta per cominciare, però intanto la sollecitazione di Nicola è importante. Sì, è importante non solo mantenere gli incontri, e questi ne faremo magari anche più di uno l'anno, questo è un primo incontro, ma tante altre iniziative faremo e le faremo nel territorio. E per quanto riguarda la questione della burocrazia, so perfettamente, io ho lanciato un messaggio, aiutatemi ad aiutarvi. Stiamo aprendo sul sito del Ministero un spazio per dire ai produttori, alle associazioni, ai tecnici, diteci quali sono le norme burocratiche che vi complicano la vita, perché noi vogliamo che i produttori producono cibo, non carte. Per fare questo non è sufficiente la competenza dei funzionari ministeriali, c'è bisogno che le persone che si misurano quotidianamente indicano, perché se c'è da cambiare una norma si deve andare in Parlamento, talvolta basta cambiare una circolare o riscrivere magari in un italiano un poco più comprensibile un documento. Su questo c'è il grande impegno da parte mio della struttura ministeriale e a voi tutti chiedo aiutateci a individuare quali sono i punti dove sulla burocrazia bisogna intervenire per snellire questo. Per quanto riguarda la zootecnia, quando parliamo di zone interne, noi parliamo di questo, se noi vogliamo recuperare le aree interne, dobbiamo sapere che in gran parte significa portare la zootecnia, perché se porti il frumento in un'area interna tu avrai le persone che andranno magari una volta ogni 15 giorni a vedere come stanno i campi, se porti la zootecnia avrai le persone tutti i giorni, ma per fare questo e i tecnici che abbiamo chiamato prima, le competenze, significava anche questo segnale: se uno va a intervenire in zona di collina, nelle zone interne, nelle zone di montagna, non deve essere scollegato dal mondo, deve avere la possibilità di essere connesso in ogni momento per poter interloquire con gli altri, anche per poter utilizzare tutti gli strumenti che l'innovazione digitale ci mette a disposizione. Allora, un attimo, fermo Nicola. Avremmo una domanda di Immacolata Migliaccio, ma anche dei ragazzi degli istituti agrari. Però, sei pronti o no? Beh, allora, intanto abbiamo un collegamento con la 7 e direi che lo possiamo fare subito. Fermi tutti, stiamo qua fino alle 8-9 di sera, quindi non c'è problema. Va bene. Devo alzare? Sentirete solo la parte di audio disponibile di qua e non il ritorno della trasmissione, ma questo è fisiologico. Ma il Ministro l'ho seduto così. Va bene.
restate qua, restiamo qualche minuto. Grazie, buongiorno a voi. Sì, oggi con delle storie bellissime fatte di impegno, di passione e anche di fatica e storie di successo, noi possiamo dire a questo paese che l'agricoltura non deve tornare, l'agricoltura è al centro dell'attenzione di tanti ragazzi e tante ragazze, è al centro dell'attenzione di imprese che producono innovazione, deve essere sempre di più al centro di tutti i livelli istituzionali, perché questi ragazzi e queste ragazze, sì, una cosa semplice, quella che stiamo facendo partire oggi, noi lanciamo la Banca delle Terre, 10.000 ettari di terra saranno messe all'asta dove potranno concorrere i ragazzi e le ragazze, le persone che vogliono acquistarle, e l'ISMEA, noi li aiuteremo nel momento in cui faranno questo acquisto con una possibile rateizzazione fino a 30 anni. Sono terre immediatamente produttive, sono terre dove si possono produrre prodotti di altissima qualità, con le competenze che non significa oggi ritornare alla zappa, significa avere persone che hanno altissimi livelli di formazione e che ancora continuano a cercare la formazione. Sì, anche a me. Ma le sembro una che vuole far cascare il governo. La mia vita oramai è dedicata completamente a svolgere questa funzione e quindi ci metto tutto l'impegno, tutta la forza. Il punto è che si sta al governo non per fare tappezzeria, si sta al governo per affrontare i problemi e per dare risposte. Io oggi esco non rincuorata, rafforzata da questi ragazzi e queste ragazze, dalle persone che sono venute qui di altissimo profilo, che dicono scommettiamo sull'innovazione. Non è Renzi che deve stare buono, è questa coalizione che deve darsi un metodo. Tutti siamo importanti, non c'è una parte che discute e gli altri che subiscono la decisione. Dobbiamo discutere tutti e quando c'è il coinvolgimento si scopre che anche Italia Viva porta progetti concreti. Io invito chiunque a dimostrare che io, aspetti un attimo, che io e la mia amica collega Bonetti abbiamo presentato un provvedimento che facesse danno al governo, al paese. Abbiamo invitato tutti a discutere nel merito. Quando abbiamo parlato di tasse ne abbiamo parlato con merito. Quando abbiamo parlato di rilancio abbiamo parlato. E allora Italia Viva è questa. Quelli che vogliono raccontare il teatrino parlano di altro. Italia Viva ha questa faccia qui. Se noi stiamo nel governo, stiamo in rappresentanza di una forza politica che non solo ha fatto nascere questo governo, ma vuole continuare la legislatura, ripeto, per risolvere i problemi. Se io vado in Sicilia, sì, prego. Buongiorno. No, ma per carità, abbiamo poco tempo, non stiamo a fare questo. Guardi, sì.
Io voglio invitare il Presidente Conte, magari organizzate un confronto con il Presidente Conte, dove il Presidente Conte deve dire che non c'è stata la collaborazione delle persone che rappresentano Italia Viva all'interno del governo. Noi siamo stati lì con proposte concrete. Purtroppo si discute d'altro, purtroppo si è aperta una campagna acquisti dei parlamentari, e quando si apre una campagna per cercare parlamentari si apre a fianco la bancarella dove si mettono in vendita i valori. Noi semplicemente vogliamo difendere i valori fondativi per i quali siamo nati. Per noi, prego. Beh, voi siete persone che in parte scrivete e in parte siete sicuramente attenti lettori dei giornali. Sapete chi ha aperto la campagna acquisti. Purtroppo gli è andata male, ma noi non stiamo adesso a perdere tempo su queste questioni. Noi diciamo al Presidente Conte, c'è un impegno ad andare avanti, ad affrontare le questioni che riguardano la vita delle persone, benissimo, noi andiamo avanti. Avete altro con i quali dare continuità al governo Lega 5 Stelle, allora andate avanti, ma non con noi. Sì, fra me e lei e alcuni milioni di cittadini italiani. Quello che le sto dicendo, noi siamo una parte fondativa di questo governo, siamo impegnati a lavorare fino a quando si vogliono affrontare e risolvere i problemi. Io sono sicura che alla fine anche gli altri vorranno farsi carico di questo, perché un paese che non si è fermato, questo paese sta tornando indietro, e continuare con il chiacchiericcio, con il teatrino politicante è una cosa che francamente mi infastidisce. Mi piacerebbe avere molti più luoghi dove confrontarmi sul merito. Grazie, grazie a voi. Scusate. Oh, sì, grazie. Comunque, Ministro, l'abbiamo sentita scusate. Bella in forma, se vi posso permettere. Beh, la voce non c'è, però, francamente. Diciamo, se non che avessimo dei dubbi da questo punto di vista, diciamo, però, diciamo, ecco, bene. Oh, Valeria. Perché i ragazzi degli istituti agrari sono qui con noi e poi arriviamo, abbiamo ancora un po' di minuti, ma riusciamo a fare tutto. Però siccome anche i ragazzi degli istituti hanno seguito questa nostra conversazione, ma anche loro hanno messo a fuoco qualche tema che vogliono sottoporre al Ministro, cominciamo da Valeria. Salve a tutti, salve Ministra. Forte. Volevo parlarle dell'argomento che riguarda le agromafie, perché infatti come sappiamo l'Italia è al primo posto in Europa per la legislazione antimafia. E infatti le agromafie rappresentano il problema maggiore dell'intera filiera. E la domanda che volevo porle è se ci sono al giorno d'oggi altre misure per contrastare questo problema, non solo economico ma anche appunto sociale delle agromafie. Ma sì, ci sono tante misure. La prima misura, oltre al lavoro prezioso che fanno le forze dell'ordine, che fa la magistratura, c'è una forte reazione da parte, quello che io sto incontrando in giro, da parte proprio dei giovani imprenditori. Sono stata avanti ieri in Sicilia, un giovane imprenditore mi ha detto stiamo subendo tante difficoltà, per dirgliene una, e c'è stato un problema su un'autostrada dove adesso possono passare le macchine ma non possono passare i camion. Siccome non ci sono altri modi per far arrivare la merce in questo stabilimento, hanno gli impianti fermi nel momento in cui dovrebbero lavorare gli agrumi per fare succhi e per fare oli essenziali. Ebbene, mi ha detto, vede, noi abbiamo un impianto fermo, la mia voce deriva anche da questo perché sono entrata in una cella, figurati, però per vedere che buona. Allora, mi ha detto, noi siamo fermi, e siamo fermi perché la burocrazia, e mi ha detto perché la politica discute di chiacchiere, invece di ragionare su come bisogna rimettere immediatamente in sesto quella strada per far camminare i camion che mi devono portare la merce fino a quando è campagna di raccolta. Questa campagna di raccolta è saltata. Però mi ha detto, qua la mafia non viene, perché noi lo abbiamo detto e lo diciamo a chiare lettere ogni giorno,
La mafia qui non viene e noi dobbiamo sostenere questi interventi. Allora non è solo una questione economica, è intanto uno Stato che sceglie con chiarezza da che parte stare. Per me lo Stato che sta con le chiacchiere, con il chiacchiericcio quotidiano, con lo spiare dal buco della serratura quello che accade dall'altra parte della politica, è uno Stato che si distrae rispetto ai problemi veri. Dopodiché le do una risposta che è anche più concreta, se vuole, che è quella che noi portiamo in Consiglio dei Ministri, in condivisione con il Ministro della Giustizia, il testo sulle agromafie che è stato scritto dall'osservatorio dove ci sono fior di magistrati, a partire da Giancarlo Caselli che ha coordinato quell'osservatorio, noi lo porteremo in discussione e diremo ai gruppi parlamentari: adesso siete in grado, migliorate questa proposta, ma diamo uno strumento vero. Perché le agromafie fanno male all'economia sana, e nessuno deve avere paura se ci sono strumenti che contrastano chi oggi mette in ginocchio interventi di persone che vanno sacrifici per avere un loro lavoro e magari per dare opportunità di lavoro anche agli altri. Abbiamo ancora qualche minuto, però è con noi Immacolata Migliaccio, che ha un'azienda di ortofrutta in provincia di Caserta. Immacolata. Intanto grazie, Ministro, per averci incontrato e per stare qui, grazie al Ministero e anche a Ismea per questa possibilità. Allora, sono titolare di un'azienda biologica sociale a Caserta. Ci occupiamo di ortofrutta e puntiamo su un modello di produzione a 360 gradi di qualità. In azienda abbiamo introdotto dei sistemi innovativi per quanto riguarda l'agricoltura 4.0 con dei sensori, quindi monitoriamo le coltivazioni, ma più che monitoriamo, noi attraverso dei progetti di agricoltura sociale all'interno della nostra azienda sono i ragazzi che consultano questo portale. Quindi stiamo lavorando su una figura professionale in termini anche di occupazionale di ragazzi dove si possono specializzare sulla consultazione di questo portale. Abbiamo anche introdotto un altro aspetto, che è la coltivazione degli ortaggi con il filo di fusione, con la musica classica, perché noi stiamo puntando su un bill interno all'azienda, cioè su un benessere interno all'interno dell'azienda, quindi bisogna lavorare bene in un ambiente rilassato, ma anche di piante. Vogliamo che crescano in questo modo. La mia domanda è possibile, sono possibili delle azioni più incisive in termini di comunicazione sul Made in Italy bio e sociale? Non male questa sollecitazione, grazie. Sì, è possibile e lo dobbiamo fare, e io auspico, come ho detto quando sono stata nominata ministro e sono andata ad illustrare il mio programma alle commissioni parlamentari, auspico che in questo semestre il Parlamento possa approvare definitivamente la legge sul biologico, perché noi dobbiamo rendere sempre più chiaro al consumatore, ed è chiaro che dobbiamo dare gli strumenti anche a chi deve contrastare il finto biologico, perché se vuoi valorizzare quello che si porta appresso, più impegno, più fatica, poi il consumatore deve essere libero sempre di scegliere il prodotto che vuole acquistare, però gli devi rendere chiaro se li stai vendendo davvero il Made in Italy, in questo caso se li stai vendendo davvero il biologico oppure qualcosa che è tanto per dire che si chiama biologico. Questa è la legge che sta in Parlamento e spero appunto che si approvi rapidamente. Per quanto riguarda quello che si poteva fare, abbiamo fatto con la legge di bilancio, dove abbiamo destinato proprio alla valorizzazione dei prodotti biologici in Italia e all'estero una campagna di comunicazione, 4 milioni di euro per quest'anno e 5 milioni stabilmente a partire dal 2021, perché riteniamo appunto che ci sono impegni in più, sacrifici in più che vengono chiesti ai produttori e che devono essere giustamente riconosciuti. E se lei ci riflette un attimo, è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Noi in Europa che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che non si devono tagliare le risorse alla politica agricola comunitaria, che va benissimo il Green Deal e noi lo sosteniamo, perché noi riteniamo che questo settore non solo non è un fattore di crisi climatica, ma è un fattore che può contribuire a risolvere la crisi climatica,
ma proprio perché siamo consapevoli di questo e sappiamo che si deve fare ancora di più, il Green Deal non deve essere a carico degli agricoltori. Allora ci devono essere risorse aggiuntive alla politica agricola comunitaria, perché più i settori contribuiscono al risanamento delle difficoltà ambientali e più devono essere le risorse destinate, perché servono competenze, perché servono nuove ore di lavoro, perché serve passione e perché serve sostenere anche attraverso il ritorno economico. Perché io lo dico con una battuta, ma è una cosa fondamentale: si parla tanto di sostenibilità ambientale, talvolta di sostenibilità sociale, ma siccome noi non viviamo nel mondo delle favole, viviamo nel mondo reale, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale senza la sostenibilità economica non esiste, e quindi non esistono di fatto le opportunità di lavoro e di produzione. Siccome noi siamo fermamente convinti che queste tre cose possono stare insieme, dobbiamo utilizzare tutte le risorse, a partire da quelle poche, però intanto partiamo da quello e dobbiamo lavorare insieme per implementarlo a tutti i livelli. Matteo è un altro, siamo proprio alla conclusione, è un altro degli studenti delle scuole che sono qui con noi, e anche lui ha una domanda. Buongiorno a tutti e buongiorno Ministra. La mia domanda incentrava, diciamo, questo totale su quello che è stato il problema, quale lei ha combattuto nel suo passato già da sindacalista e poi oggigiorno come appunto Ministra, che è quello del caporalato, fenomeno che comunque va ad ingrossarsi già con tutti i recenti avvenimenti dei vari fenomeni migratori. E la mia domanda generale è che, oltre a favorire l'intervento, comunque l'applicazione della legge 199 del 2016, cioè siete allo studio, al lavoro di altre misure per contrastare questo fenomeno, e dall'altra parte che possa favorire la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro? Sì, stiamo lavorando molto su questo. Il giorno che ho giurato davanti al Presidente della Repubblica, dopo quell'impegno sono andata al Ministero e ho voluto incontrare immediatamente tutti i dirigenti del Ministero, e li ho voluto incontrare nella sala Paola Clemente, che è la lavoratrice che è crepata di lavoro perché non si è dato il giusto valore alle persone. E il giorno dopo ho scritto una lettera alla Ministra degli Interni e alla Ministra del Lavoro per dire: dobbiamo lavorare insieme perché il contrasto al caporalato sta funzionando nella parte della repressione, noi dobbiamo rafforzare questa legge proprio facendola applicare integralmente. E domani presenteremo con la Ministra Lamorgese e la Ministra Catalfo il piano triennale di contrasto al caporalato. Che cosa prevediamo? Prevediamo di intervenire sui tre fattori, che sono i tre fattori formidabili che rendono indispensabile il caporale se lo Stato non si organizza, che sono il tema dell'incrocio domanda offerta, perché l'azienda agricola il lavoro magari scopre stasera perché fa caldo e quindi quello che doveva fare tra una settimana lo deve fare domani, e deve avere un luogo dove poter andare a trovare la manodopera e dove le persone devono poter dire la loro disponibilità ad andare a lavorare. E quindi lavoriamo sulla digitalizzazione, su una piattaforma informatica. Il tema dei trasporti, e lo dico qui perché lo voglio dire con grande forza a tutti i responsabili, a partire dagli assessori regionali: non mi fate sentire che avete destinato risorse al trasporto per i lavoratori agricoli. Lo sapete già che sono risorse che rimarranno lì. Se si destinano risorse, si organizza il servizio. Non bastano le risorse, bisogna impegnarsi per costruire quelle linee di trasporto che devono portare i lavoratori, le lavoratrici, a prescindere dal colore della pelle, dal centro alle aree periferiche. E dalle aree periferiche bisogna portarle direttamente nelle campagne, perché se non c'è questo, il caporale ha uno strumento imbattibile, ti porta esattamente dove devi svolgere la tua funzione. C'è un terzo punto che si chiama alloggi, perché ci sono quelli che hanno costruito carriere politiche contro gli immigrati, perché sono i nostri nemici. In questo paese ci sono tante aziende al nord e al sud che mi dicono: se noi non abbiamo manodopera immigrata,
noi non riusciamo a raccogliere i nostri prodotti. Allora noi stiamo lavorando da una parte sui flussi regolati, dicendo alle imprese, adesso alle organizzazioni, vi fate carico voi di gestire una parte di queste quote, perché a ogni persona deve corrispondere un contratto stagionale, ma un contratto di lavoro. Ma dall'altra parte noi dobbiamo sapere che queste persone, che sono importanti per il nostro sistema produttivo, sono lavoratori quando stanno nei campi, quando escono dai campi devono essere cittadini, e i cittadini devono avere diritto ad un alloggio. E siccome ci sono le risorse comunitarie, non si può perdere altro tempo per attrezzare un sistema di servizi, perché altrimenti, come giustamente dice il sindaco di Sallusso, rischia di arrivare il caporale anche dove non c'è, perché o hai un sistema di integrazione vera delle persone, o altrimenti c'è qualcuno che si inserisce in questi spazi. Allora noi dobbiamo fare questo, ma c'è una provocazione che io voglio fare, che non è tanto una provocazione. In questo paese non si può scoprire che c'è San Ferdinando in Calabria, dove ci sono 2000 persone in una tendopoli, o c'è a Nardò un'altra tendopoli dove ci sono migliaia di persone che magari non è tendopoli perché vanno a dormire sotto gli alberi d'ulivo, oppure c'è un altro campo da un'altra parte, e far finta di niente. Ci sono persone irregolari e che però svolgono lavoro, e di conseguenza fanno un lavoro irregolare perché non sono registrati, non risultano da nessun'altra parte. Vogliamo continuare con il teatrino del contrasto all'immigrazione, o vogliamo affrontare il tema che abbiamo di fronte, che forse una regolarizzazione a queste persone è dovuto, perché facendo questo noi contribuiamo a togliere di mano dalla criminalità anche la gestione dei flussi migratori? Questi sono i temi con i quali dobbiamo fare conti, quindi non basta la legge sul caporalato, la dobbiamo difendere, ma dobbiamo fare ancora di più. Evviva, grazie a tutti. Ministro, grazie. Abbiamo finito la nostra mattinata, però Raffaele ci raggiunge perché abbiamo un piccolo riconoscimento che le viene proprio dalle scuole, forse anche con la direttrice, credo. Eccola, per cui... Tutto, con facciamo molto tutte le piacere, come no, anzi... Adesso, esatto, perché questa, venga, venga, è un piccolo... Ecco la nostra preside, grazie, grazie mille, grazie per aver accettato. Grazie. Grazie, grazie mille. Voglio dire che io ho fatto un appello al Ministro della Scuola, dell'Istruzione, e anche al Ministro dell'Università e della Ricerca. Noi dobbiamo investire di più in questi istituti, dobbiamo attrarre ancora più ragazzi e ragazze, perché quando diciamo il ritorno alla terra non diciamo il ritorno alla zappa, diciamo competenze, alte professionalità, eccellenze che devono rendere ancora più forte questo settore, perché se noi siamo quello che mangiamo, noi siamo belle persone perché vogliamo anche mangiare bene, e questo lo dobbiamo fare per i consumatori italiani e per i consumatori che stanno anche sui mercati più lontani. Per fare questo c'è bisogno di professionalità e di competenza. Come diceva la professoressa Severino, noi dobbiamo innovare la tradizione, perché questo è quello che è richiesto da un paese che vuole davvero sostenere le imprese ad essere più competitivi e più forti nel mondo.